La serata voluta dall'amministrazione comunale, come ci è piaciuto sottolineare nelle sere precedenti fatte nelle frazioni, non c'era nessun obbligo amministrativo per fare queste serate, però era nel nostro programma politico di andare almeno due volte all'anno tra la gente, confrontarsi con la gente, far vedere quello che vorremmo fare e quello che abbiamo fatto, perché i due incontri saranno uno all'inizio della novità e uno alla fine della novità. Per cui questo era lo strumento per iniziare questo percorso che noi ci siamo proposti e che intendiamo portare a termine per tutti i 5 anni di amministrazione. Iniziamo con il PAT, uno strumento importantissimo per il futuro della nostra città. Inizierà prima il sindaco Mario Faccioli a illustrare tutta la storia dei piani regolatori, io passerò poi a specificare le norme e gli obiettivi e le strategie che vogliamo fare. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, come dicevo prima Roberto, intanto grazie veramente di essere qui questa sera. Villafranca è dall'89 che non ha uno strumento urbanistico aggiornato, quindi pensate quanti anni sono passati, sono state fatte innumerevoli varianti come vediamo. Poi è nata una nuova legge, che è la legge 11 del 2004, che rivede sostanzialmente un vecchio modo di fare urbanistica. Quindi abbiamo pensato, per non essere troppo tecnici, di cercare insieme di fare il percorso di quello che è stato la storia dell'urbanistica in Italia e in Veneto. Il motivo per cui nasce questa legge 11 e di conseguenza come abbiamo pensato noi che poteva essere, quale poteva essere il PAT di Villafranca. Quindi la prima parte cerco di condurvi su un percorso proprio sui principi di quello che sono state le norme, la legge 11 che regola la nuova urbanistica, perché uno pensa cosa succede in quel posto là, non è così, con il PAT non è una disciplina certificata di zona, ma è un'idea di nuova pianificazione, è un'idea che guarda verso il futuro quelli che sono i problemi e le esigenze del nostro territorio. Il 20 di febbraio di questo mese abbiamo approvato il PAT, come vedevano poi la norma prevede che dall'approvazione, quindi dalla sua adozione, non approvazione, è un'adozione, ci sono 30 giorni di pubblicazione che sono sul BUR del Veneto, che è partito dal 7 di marzo, fino al 7 di maggio, quindi c'è la cosiddetta pubblicazione, dal 7 di aprile al 7 di maggio sono previsti 30 giorni di osservazione in cui tutti i cittadini possono chiedere integrazioni, modifiche e quant'altro. L'approvazione avviene attraverso la conferenza di servizi, perché come vedremo il Comune di Villafranca ha scelto la copianificazione, quindi abbiamo pianificato lo strumento nuovo urbanistico di Villafranca insieme con la Regione e con la provincia di Verona. Io non per scortesia mi siedo perché così riesco a manovrarmi le slide e quindi iniziamo questo percorso insieme. Cercherò anche di velocizzare un po' i tempi perché ero partito con l'idea di fare tante cose, poi cercando di razionalizzare tutto in un paio d'ore in modo da non stancare tutti e vediamo di arrivare poi a quello che magari ci interessa di più, che sono le pianificazioni su Villafranca. Il primo regolamento edilizio che l'Italia vede è nel 1865 e questo strumento urbanistico, che è nazionale, regola in modo particolare, visto che erano nuclei importanti, quindi città importanti, detta dei principi di viabilità, senza nemmeno entrare nei meriti di come si costruisce e regole di costruzione. Quindi siamo ancora nel 1865. Di conseguenza intervengono tutta una serie di leggi che regolano gli espropri cosiddetti di pubblica utilità, per i quali, e in modo particolare per la città di Napoli, per la città di Venezia, per le città più importanti, sono state fatte delle leggi ad hoc,
specialmente per i risanamenti, per le riqualificazioni, e quindi iniziano i primi principi di valore di mercato, di valore di indennità, valore di esproprio, l'indennizzo, tutti i criteri in cui si parte per avere una disciplina che poi, la vedremo, arriva nel dopoguerra. Questa è una cartina che ho voluto farvi vedere, che è Villa Franca nel 1866, quindi è la conformazione chiaramente territoriale attuale come lo era nel 1866, dove potete notare il nucleo del centro storico di Villa Franca come era conformato, dove la valenza delle frazioni a sud era importante rispetto a quelle a nord, dove erano ancora borgate, perché poi l'espansione, come vedremo, è stata più a nord che non a sud di Villa Franca. Qui è un allargato sempre del 1867 per la zona sud, e questa è la parte nord, vedete anche Casteldazzano, che aveva pochissime case, Alpo, addirittura era più concentrato rispetto ad Ossobuono. Per darvi un dato, questa è la popolazione presente censita nel territorio di Villa Franca nel 1871, dove, per dire, l'ho fatto vedere nella frazione nord, Alpo addirittura aveva più residenti che non Ossobuono in termini di nuclei abitanti. Durante il periodo fascista arriva il cosiddetto razionalismo italiano, quindi negli anni 30, in cui tutti i piani regolatori delle grandi città diventano leggi, quindi per ogni città che conforma urbanisticamente, per dare tutta una linea filosofica anche di costruzioni importanti, diventano leggi. Il piano regolatore di Padova, di Venezia, erano leggi nel 25, nel 26, quindi in quegli anni si pianificava sempre a livello centrale, in accordo con gli enti locali, con legge ad hoc. La legislazione urbanistica dal dopoguerra 72 è stata una competenza esclusiva dello Stato. Il primo provvedimento, come dicevo prima, è la legge urbanistica, che è vissuta per molti anni, che è la 1150, è vissuta per molti anni con una serie di modifiche, ma è rimasto caposaldo fino al 72, quando vedremo dopo la pianificazione urbanistica è passata come competenza alle regioni. La legge del 42 prevede un piano territoriale di coordinamento, un piano regolatore generale dei comuni e un piano particolareggiato. Il piano regolatore che preveda la viabilità, le divisioni in zone del territorio, le prime aree a destinazione pubblica per scuole, per servizi, quindi per tutto quello che erano le necessità di una comunità, ma anche quella dei piccoli comuni, e quindi i luoghi anche per fare sport, quindi si comincia a conformare quello che era un'intelaiatura normativa che fino a quel momento lì non era presente. Anche qui iniziano le procedure di indennità di esproprio, tutta una serie di interventi che a volte hanno trovato anche degli ostacoli normativi. Infatti negli anni 60 e 70, per chi è più urbanista di me ha studiato la storia, la proposta fallita di Fiorentino Sullo trova tutta una serie di leggi, che poi la più importante è quella del 67, che veniamo dopo, e la legge Ponte, quindi nascono i primi principi con la 62 dei PEP, che sapete sono l'edilizia popolare, nascono i PIP, i piani di recupero, i piani di lottizzazione, e il comune di Villa Franca in quegli anni, nel 65, adotta il suo primo piano regolatore, con una variante a seguito della legge Ponte, che è del 1971. La legge 67, come attualmente vedete anche conformata nell'attuale PRG, individuava le cosiddette zone, quindi le zone del centro storico, fatte zona A, zone di completamento, B, C, D, quindi produttive, zone agricole, impianti, le zone F sono le cosiddette attrezzature di interesse pubblico. La legge 10 del 77, quindi, stabilisce il famoso sostituzione della cosiddetta licenza edilizia con la concessione edilizia, e introduce anche i famosi oneri primari
e secondarie, che fino a quel momento lì la cosiddetta monetizzazione da parte del privato in funzione di tutti gli interessi che dovevano manifestarsi pubblici non c'era. Nel 78 introduce, la legge del 78 introduce il principio del recupero delle zone edificate, perché cominciano già a verificarsi una serie di degradi all'interno dei centri storici importanti, e quindi si inizia il principio dei piani, dei piani di recupero. Nota di rilievo, nel 72, al passaggio di competenza di approvazione del PRG al Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni, come vi dicevo, solo 16 comuni su 582 della Regione Veneto erano dotati di piani regolatori, mentre tutti gli altri avevano solo regolamenti edilizi con allegati piani di recupero. Quindi pensate che Villafranca era uno dei pochi comuni che era dotato già allora di uno strumento urbanistico. Questo è il PRG del 65, è una mappa con la conformazione delle zone cosiddette residenziali, sia per quanto riguarda il centro di Villafranca, per quanto riguarda le frazioni a sud, e anche Dorso Buono, che comincia ad assumere sicuramente una conformazione molto più importante rispetto a quella che avevamo visto come tavolo del 1800. Questo è Dorso Buono nel 71, il PRG del centro storico e la zona nord riferita al Porizza e Dorso Buono. Nell'89, che noi lo consideriamo un PRG vigente, che è l'attuale PRG tuttora vigente, era una variante generale a quello precedente, quindi è stata una variante generale con una variante del 94, quindi dal 14 agosto del 94 ha avuto efficacia quel PRG che è quello tuttora vigente come Villafranca. Di lì in poi ci sono state tutta una serie di varianti parziali, varianti generali, a conformare i centri storici, sul regolamento edilizio, sulle classificazioni, insomma, non ve le leggo tutte perché guardate sono tantissime. Arriviamo alle più recenti, che sono i piani di riqualificazioni fatti durante l'amministrazione Zanolli, fino a quelli fatti di recente dal sottoscritto con l'amministrazione del 2008-2013, che sono cosiddetti sportelli unici per le imprese, che hanno dato la possibilità alle imprese di poter riqualificare le proprie aree, mentre durante l'amministrazione Zanolli sono stati fatti una serie di pirouette, di piani di riqualificazione urbana. Poi ci sono tutta una serie di norme per chi è chiaramente del settore conosce bene, c'è un piano colore che riguarda i centri storici, gli impianti pubblicitari, gli impianti di radiocomunicazione, è intervenuto anche il piano casa che ha modificato sostanzialmente anche parte delle conformazioni di PRG, e quindi siamo arrivati a pochi anni fa, quindi nel 2004, in cui la Regione Veneto si è posta alcune questioni, quindi ha fatto un'analisi della situazione di pianificazione urbanistica in Veneto, e da quell'analisi sono emerse delle considerazioni che poi uno può considerare positive o negative, veritiere o meno, ma è un elemento che a nostro modo di vedere ci ha fatto riflettere un po' tutti, quindi è una riflessione importante, se vogliamo anche politica. In Veneto sono stati consumati parecchi territori e da quello che è il dato che è emerso non sono stati consumati in funzione di un bisogno reale. È stato, come si può solo dire, qualcuno dice, poi lo vediamo con le slide, una bolla speculativa. Il comune vuole fare cassa, qualcuno vuole per, comunque il cosiddetto fabbisogno e la cosiddetta pianificazione non è stata fatta in funzione di un reale bisogno, ma è stata fatta anche per tutta una serie di innumerevoli considerazioni. Ogni provincia, ogni comune ha una storia, una realtà, ma la sintesi che ne fa il Veneto è che era il momento di fare un coordinamento, di fare una riflessione importante, cercare di ricondurre a una corretta gestione del territorio.
Vi lascio parlare alcune slide, sono magari annoiano, ma sono dati importanti, quindi sui volumi fabbricati e realizzati. Vi metto questa slide per farvi capire cos'è successo dal 2000 per esempio al 2011. Se guardate la seconda colonna, che è il 31-12 del 2000, la popolazione residente era 4.937.000 abitanti in Veneto. Al censimento dell'anno dopo, addirittura è calata di 4, è arrivata a 4 milioni e mezzo, per cui facciamo conto che per la legge vale il censimento. Il censimento 2001 dà 4 milioni e mezzo di abitanti. Nel periodo 2000-2010 è stata liberato 148 milioni di metri cubi in Veneto, il che vorrebbe dire su una percentuale di 150 metri cubi abitante che si prevedeva una crescita demografica di 1 milione di abitanti. E invece, come vedete, al censimento del 2011, quello che è cerchiato, la popolazione è quasi inferiore alla metà. Per cui si è costruito, come si dice, troppo, e soprattutto si sono realizzate anche, soprattutto, tipologie costruttive che non andavano già su linee di indirizzo che la comunità europea imponeva. Siamo già nel 2000, quindi la razionalizzazione dei costi, il recupero ambientale, le sinergie ambientali, quindi eravamo in ritardo e stavamo esattamente costruendo anche in maniera sbagliata. Il consumo di suolo, come vedete, nelle tre regioni di nord, quelle in marrone, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, sono le regioni che hanno consumato più territorio in assoluto. Lasciamo perdere quelle meridionali, ma quello che ci interessa è proprio la parte, la parte del cuore dell'Italia, quella che ha fatto ricchezza, che ha anche prodotto sinergie importanti, è quella che ha consumato di più il territorio. E questo sono altri dati, meglio che li leggete più che ve li leggo io. Quello che è importante è che Veneto e Lombardia l'hanno fatta un po' da padrone come consumo del suolo, il Lombardia il 14% e il Veneto l'11%. Come dice lì la slide, il rapporto Ambiente Italia, è come se ogni 4 mesi sorgesse una nuova città delle dimensioni di Milano. Quindi per darvi l'entità di quello che si è fatto fino a qualche anno fa. Questi sono dati del 2012. Verona, riferita proprio alle province del Veneto, è quella che dall'83 al 2006, quindi tutta la provincia di Verona, è quella che ha consumato più di tutte rispetto al Veneto, giusto per darvi un dato, un elemento di valutazione. Quindi parliamo di suolo agricolo, cosiddetta superficie agricola utile al SAU. Qui sono altri dati, quindi sempre riferiti alle tre regioni che hanno, secondo anche l'osservatorio ISPRA, che hanno consumato queste slide che io ho recuperato per darle, per chi ha voglia di approfondire, le trovate su internet, insomma, sia per l'osservatorio nazionale ISPRA, sia in Regione Veneto, l'osservatorio urbanistico. Sono tutti elementi, insomma, che sono visibili a tutti. Io ho cercato di fare proprio una sintesi che dovrebbe essere il cuore di poi come si deve pensare a costruire il proprio futuro. I terreni agricoli urbanizzati, quindi dai 26.602 ettari tra l'83 e la diminuzione è stata di 298.000 ettari. Quindi sono ancora tuttora dati importanti che dimostrano quanto noi siamo ancora in credito rispetto a quello che abbiamo consumato in questi anni. In 20 anni è diminuita, come dicevo prima, di 289.000 ettari, ovvero la nostra regione ha perso il 21,5% del suo territorio agrario, agricolo. Questi sono i dati riferiti tra il periodo, sono due cartine che vi farò vedere, riferite al confronto 83-94, 94-2000. Tra l'83 e il 94, quelli che vedete in scuro sono i comuni della provincia di Verona che hanno
avuto nel periodo del cosiddetto boom economico più consumo di territorio, cioè quelli che vedete più in scuro o addirittura in rosso, sono quelli che si sono consumati dal 20 al 25 fino al 55% del proprio suolo. Noi è in questo periodo che abbiamo avuto, come vedete, siamo un po' più scuri, non scurissimi, ma siamo quelli che hanno consumato dal 25 al 35% nel periodo dall'83 al 94. In questa tabella invece dal 94 al 2006, come vedete, noi siamo un po' nella media provinciale e invece abbiamo la fascia, se vogliamo, che ha consumato più di tutte, è la fascia quella che va da Opeano, Isola Scala, quindi il cosiddetto area del mobile. Sono stati anni in cui la cosiddetta costruzione più che urbanizzazioni e zone produttive legate molto alla fascia del mobile hanno cresciuto più di tutti in quegli anni. Questa è una percentuale, un'altra tabella della percentuale della provincia di Verona, come abbiamo visto precedentemente, rispetto alle altre, quella che ha consumato più di tutto come suolo, con tutte le relative percentuali. Sempre questa è la variazione della provincia di Verona, che è sempre leader sugli ettari consumati dall'84, come dicevo, fino al 2006, e questa è quella che viene classificata l'impronta ecologica, quella che misura il proprio territorio rispetto a quello che è il proprio bisogno, quindi che è un bisogno di essere comunque impresa, che è un bisogno comunque di avere una qualità ambientale, che è bisogno comunque di avere tutte quelle sinergie nel rapporto tra il costruire l'ambiente corretto. Quindi noi abbiamo di fatto un deficit, come ve l'ho cercato, ecologico, che sicuramente va ripreso e va riequilibrato e va tarato. Quindi la legge 11 di sostanza fa una sintesi delle esperienze che si sono sviluppate negli anni e cerca di mettere alcuni principi importanti, soprattutto sulla tutela ambientale, sulla concertazione e compensazione urbanistica. In più, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, alle regioni, seppur non in forma generale, ma il governo del territorio ha assunto un ruolo straordinariamente importante nella legislazione regionale. Queste sono alcune note che vale la pena leggerle, le ho estrapolate dalla seconda commissione urbanistica che ha redatto la legge 11. Il Veneto è un territorio completamente pianificato e tuttavia il quadro che ci ha offerto presenta notevoli aspetti di criticità che ritengo vadano imputati principalmente all'incapacità di governare e controllare in modo adeguato la pianificazione territoriale. Sono stati assecondati processi di spontaneismo insediativo sia residenziale che produttivo che hanno portato a una progressiva scoordinata urbanizzazione del territorio producendo un sistema disordinato che rischia di pregiudicare ogni ulteriore crescita economica. La cosiddetta città diffusa comporta notevoli problemi nella definizione della viabilità, nell'organizzazione dei servizi e del trasporto, richiedendo costi molto alti per dotare gli insediamenti disseminati nel territorio delle opere di urbanizzazione. I vigenti piani regolatori generali, per altro verso, evidenziano una crescita esponenziale di nuove zone residenziali produttive non accompagnata da una seria e adeguata valutazione del reale fabbisogno e da un'attenta verifica dello stato di attuazione delle aree già esistenti. In particolare si è assistito ad un progressivo incremento di previsioni di aree produttive il cui scopo, a seguito di impoverimento delle finanze comunali dovuto alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, appare soprattutto legato al maggior introito dell'ICI e degli oneri di urbanizzazione. Per cui la legge 11 all'articolo 2 pone le sue finalità, che è la promozione quindi di uno sviluppo sostenibile e durevole, la tutela delle identità storico-culturali, la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica, la messa in sicurezza dei territori da rischi sismici e dissesto idrogeologico, utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Il limite
al consumo di suolo agricolo, che è la SAPU, quella che abbiamo visto prima, perché di quella il Veneto dice ne abbiamo già utilizzato troppa. Partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla formazione degli strumenti di piano. Coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionale ed europeo. Gli strumenti quindi dovrebbero portare ad avere una semplificazione dei procedimenti di pianificazione, l'utilizzo quindi di sistemi informativi che ne permettano un facile accesso, il coinvolgimento dei cittadini e delle rappresentanze economiche e sociali delle associazioni, il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio. Perché? Perché il bisogno è mettiamo tutti i piani uno sopra l'altro. Non c'è più una autonoma riorganizzazione o gestione del territorio comunale. Dobbiamo tutti allinearci a quello che è una pianificazione, una gestione del territorio con i piani sovraordinati. Per cui i piani sovraordinati sono il PTRC, che è il piano territoriale regionale, e il PTCP, che è il piano territoriale provinciale. Poi arriva il nostro PAT. La responsabilità da cosa ne deriva poi per il PAT? Perché una volta che sono state come il PTRC e il PTCP, che sono strumenti di programmazione, sono i famosi P, i piani di intervento, la responsabilità quindi del Consiglio Comunale e dell'amministrazione nella concreta realizzazione delle opere sul territorio e delle trasformabilità del proprio territorio. Quindi il PAT sostanzialmente è l'idea, il PAT è il sogno, il PAT è la responsabilità, il PAT è linea di indirizzo, il P, come vediamo dopo, è la fase cosiddetta operativa. Perché cos'è che si fa con il PAT? Si fa un'analisi, e si è fatto questo, perché lo strumento di pianificazione è partito nel 2005 con l'amministrazione Zanoni, che prevede il cosiddetto confronto con i cittadini, come vedremo dopo quali sono state le analisi, per esempio le abbiamo viste in ogni frazione, abbiamo riportato quelli che sono stati gli elementi di valutazione dei cittadini, delle associazioni di categoria per pianificare e sono state tenute in considerazione. Anche Villafranca, durante i confronti che ci sono stati in quel periodo, hanno portato delle linee di indirizzo, quindi delle aspettative, dei bisogni che la collettività ha manifestato in quel momento. Per cui ci sono stati 2 anni di cosiddetto ascolto, di confronto, prima di arrivare a una cosiddetta pianificazione ordinata e sovraordinata. In queste fasi poi si è arrivati a iniziare il lavoro di cosiddetto stesura delle tavole, di programmazione, di confronto con la regione sulle esigenze e le opportunità da creare. Quindi saremo poi chiamati come amministrazione nei PI a dettare le regole, a conformare le nuove norme di attuazione dei PI e quindi di ogni singola zona in funzione proprio di quelli che saranno i bisogni e le necessità, soprattutto quelle prima collettive. Siccome che abbiamo un estremo bisogno di sistemare la cosiddetta città, in modo particolare Villafranca, dal punto di vista viabilistico, dal punto di vista dei servizi, cercando di utilizzare quei confronti, se vogliamo, pubblici, dove la qualità e l'intreccio tra la storia, la nostra tradizione, il non perdere quel patrimonio storico che è il centro storico di Villafranca in modo particolare, e la cosiddetta città delle residenze che si è poi conformata negli anni attorno a Villafranca, ma che mantenga le sue peculiarità, perché fanno parte, se vuoi, anche della ricchezza di denaro, non solo di ricchezza di patrimonio storico e culturale, perché uno viene a Villafranca perché sa che Villafranca è fatta in un certo modo, ha una storia. Perdere quel patrimonio vuol dire disseminare, come chi oggi si permette di girare per la provincia di Verona vede una netta differenza quando esce da Villafranca, affronta altre città che hanno meno storia di noi, cosa vuol dire adesso nel momento di degrado, la caduta che hanno certe impronte che sono state fatte urbanistiche in certi luoghi. Sarebbe veramente una tragedia non dare un senso che sia proprio di rispetto dell'ambiente, di riqualificazione, di armonia nuova, se vogliamo, ma caratterizzata e legata al cuore della nostra storia. Sentiremo anche nuovi termini,
durante il percorso che avremo dopo il patto, durante il patto, che è la concertazione e la partecipazione. La prima concertazione è stata quella, come dicevo prima, che è avvenuto tra gli enti superiori nella fase di stesura del piano, e poi la partecipazione, dove ci si confronta con la gente per cercare non solo l'ascolto ma anche di condividere quelle che sono le esigenze per poi avere un po' una pianificazione corretta per il futuro, rivolgendolo in modo particolare agli obiettivi strategici che l'amministrazione intende portare avanti. Come dicevo, poi negli accordi pubblico-privati, mi soffermo perché mi sono dimenticato un passaggio importante, perché nel 2005, come vi dicevo, l'amministrazione Zanoli inizia il percorso di pianificazione nuovo, poi si interrompe perché è arrivato il commissario, c'è stato un anno, se vogliamo, di cosiddetta pausa. Quando sono arrivato nel 2008 era stato incaricato quindi dall'amministrazione Zanoli uno studio professionale di architetti e ingegneri di Reggio Emilia, che è il CAIRA. Io ho ritenuto che fosse una società seria, che ha cuore nel mettere l'impronta urbanistica sulle tavole. Ritenevo che non avesse solo la cementificazione nella testa, ma avesse esattamente un modo corretto di pianificare, sommato all'ambiente, sommato alle nuove tecnologie, sommato anche a una visione alta del territorio. Essendo anche una società che pianifica le grandi città, che ha un'esperienza anche nazionale, c'è stato di grande aiuto, sommato quindi alle nostre idee, alla loro esperienza, quella di riconoscerci dove siamo, nel corridoio importante strategico, dove siamo costretti nel bene e nel male ad agire. Quindi le grandi strategie, che vero o falso che si manifesteranno nei prossimi anni, quindi dalla TAV, l'aeroporto, le autostrade, le tangenziali, gli sviluppi che avremo delle grandi infrastrutture, la necessità quindi non tanto di fare la battaglia contro qualcuno, ma di coordinare uno strumento urbanistico che fosse di difesa, di aggregazione a un mondo che sta cambiando, quindi a una visione anche del progresso che non è più quella di qualche anno fa, quindi cercando di creare quelle sinergie e ricucire quei tessuti dove abbiamo riscontrato in tutte le analisi del territorio fossero elementi di valutazione nella pianificazione. Quello che vedremo magari in sintesi vi assicura un lavoro straordinario di mesi, di anni, sulle valutazioni idrogeologiche, sulla valutazione dei luoghi, dei siti. È stato mappato sulla viabilità, è stato mappato sulle esigenze, sulla criticità. Quindi sono state fatte, prima di pianificare, tutta una serie di analisi che poi ci ha portato ad avere un pensiero, un'idea che poi vediamo. Quindi, come dicevo, poi la nuova legge porta una serie di nuovi termini, che questo forse è il più importante, perché poi la pianificazione, questo forse è uno dei dibattiti che si fanno più politici sulla legge 11, ovvero che lega, e se vogliamo da un lato può essere vista economico-finanziario, dall'altro la si può vedere di corretta pianificazione. Qualcuno la vede bene, qualcuno la vede critica. A me il fatto di riproporvela, perché poi credo sta nell'arte del costruirlo il percorso, ovvero gli accordi pubblico-privati, cioè un privato, diciamo in termini generali, non può più far niente senza avere un accordo o la manifestazione di accordo all'amministrazione comunale. Cioè la legge 11 pone l'obbligo all'amministrazione comunale di esprimere i principi di indirizzo e gli obiettivi da raggiungere, e quindi il privato ad assoggettarsi a quelli che sono i bisogni dell'amministrazione pubblica. Come dire, se tu fai qualcosa devi dare qualcosa all'amministrazione, perché ne ha bisogno per costruire gli standard pubblici, di costruire le scuole, di costruire le strade, di costruire queste opportunità. E qualcuno dice, insomma, andiamo a prenderli sempre dalla gente e invece di avere uno strumento diverso. Sta nella via di mezzo, perché poi giustamente uno che aveva prima un riconoscimento urbanistico su un'area, evidentemente uno poteva essere ricco, uno poteva essere povero, insomma, nasce prima l'uovo, la gallina, però il principio generale
è che oggi la formula su cui si lavora all'interno dello strumento nuovo urbanistico è quello degli accordi pubblico-privato. Gli accordi di programma, quindi, che sono chiaramente fatti di interesse pubblico, vengono approvati in consiglio comunale. Una volta che poi il nostro patto sarà approvato, dovremo redigere tutta una serie di delibere, di atti pubblici, quindi su come si manifestano gli interessi, un albo dei crediti, perché può essere soggettato anche il credito edilizio, insomma tutta una serie di atti, il nuovo regolamento edilizio, come intendiamo procedere sull'aspetto dei PI, quali sono le nostre linee di interesse generale, no, una serie di atti che poi porteranno a vedere alla luce quelli che saranno i futuri PI. Perquazione urbanistica, riqualificazione ambientale, credito edilizio, compensazione urbanistica, cessione di aree per edilizia residenziale pubblica, società di trasformazione urbana, tutti termini che poi verranno legati ai famosi accordi pubblico-privati, compreso quello della riqualificazione ambientale e anche i riconoscimenti, come vedremo dopo, per quanto riguarda chi costruisce nel rispetto dell'ambiente, anche per migliorare il rapporto energetico, quello per diminuire la famosa CO2, insomma tutti nuovi termini, nuove tecnologie che diventeranno veramente il futuro per quanto riguarda la pianificazione. Come dicevo, i contenuti essenziali lo vedremo poi nelle tavole, tutta una serie di varianti, quindi la natura geomorfologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale, architettonica, quindi i vincoli cognitivi, le infrastrutture, le scelte strategiche, quindi che riguarderanno le infrastrutture, cos'è che abbiamo bisogno in termini di mobilità, reti tecnologiche, reti ecologiche, ambientale e insediativo, produttivo, commerciale e direzionale. Calcola il fabbisogno decennale dimensionalmente limite quantitativo per lo sviluppo degli insediamenti nei diversi atto. In sostanza abbiamo suddiviso il territorio in vari ambiti, chiaramente tenendo conto della diversità degli ambiti, perché Rosegaferro, Quaderni, Pizzoletta, rispetto a Tossobuono, Alto, Rizza, chiaramente hanno una serie di esigenze, una serie di crescita, una serie di difficoltà che sono diametralmente opposte. Così come il polo produttivo Postumia chiaramente ha bisogno di avere una sua visione, il polo dell'aeroporto, vi cito quelle più importanti, il parco del Tione, il centro storico di Villafranca, quindi sono realtà che sono state suddivise in atto e su ogni atto sono state evidenziate quelle che possono essere le linee di sviluppo e anche le criticità che ognuno di loro sta portando in essere. Il calcolo, in termini perché la gente possa capire, è rispetto agli errori del passato, ma tu da Franco quanto cresci in un anno? Moltiplica quella crescita per 10, quindi se il termine di crescita è 5.000 abitanti in 10 anni, grosso modo questo è il dato fino alla pianificazione, oggi è qualcosa di meno. Lo dividi che il nucleo familiare 1 a 3, rapporto metro cubo, ti viene fuori quanti metri cubi puoi liberare nei 10 anni. Tenete conto che nell'analisi che abbiamo fatto, il vecchio PRG non si è realizzato per il suo 30%. Nonostante sia vecchio, non è stato completato, non è che è stato esaurito. Non ha compiuto, per tutta una serie di motivi che poi, quando lo vediamo nei singoli atto, ha avuto, non parliamo del centro storico di Villafranca, per i cosiddetti comparti possibili da disciplinare, costruiti magari male, però c'è una serie di dati e di elementi per cui il vecchio PRG non ha compiuto tutta la sua strada, non si è realizzato nel suo totale, e questo viene tenuto e deve essere calcolato nel cosiddetto fabbisogno e dimensionamento per i prossimi 10 anni. I contenuti, come vi dicevo, essenziali del PAL sono le linee preferenziali di sviluppo insediativo, il calcolo della trasformabilità agricola, e una specifica disciplina per la tutela dei centri storici e delle zone agricole, definisce le condizioni di sostenibilità degli interventi, detta le regole per la perequazione e compensazione urbanistica. Nel momento in cui l'abbiamo adottato, cosa succede?
perché tanti in questi giorni che magari abbiamo presentato dei progetti stanno chiedendo ma da domani posso continuare a fare? Allora, sostanzialmente l'adozione del PAT fa salvaguardia. Salvaguardia cosa vuol dire? Vuol dire che il PAT comincia a essere più importante rispetto all'attuale PRC. Non essendo però conformativo, nel momento in cui io sovrappongo il mio PAT all'attuale PRC, nelle zone che sono sostanzialmente identiche, il PRG continua ad avere la sua funzione. Quello che è il punto più critico, che poi vedremo, sarà anche motivo, e Roberto lo farà vedere, e qualche tecnico, vedo anche in sala, l'abbiamo parlato in questi giorni, è la carta delle criticità, perché si è evidenziato tutta una serie di relazioni, e chi vive il centro storico lo sa, idrogeologiche in modo particolare, cioè abbiamo il problema del falde. Quindi il problema del falde ci ha posto un grande quesito, che è quello scantinati sì, scantinati no. Per cui è un dibattito sostanzialmente non definito, perché accoglieremo anche quelli che sono, e sarebbe bello non averne 50, ma anche dal punto di vista di tecnici, conformare una richiesta corretta, magari concordata, perché io sono per il divieto assoluto di fare scantinati, e vi spiego anche perché. Perché noi abbiamo un problema legato alle falde, siamo una zona di ricarica degli acquiferi e siamo in una zona, specialmente quella a est, che poi risale per arrivare alle cosiddette risorgive di Povegliano. E siccome che la storia non la cambiamo noi e l'effetto delle falde non lo cambiamo noi, se vogliamo costruire un futuro che sia un futuro, non possiamo creare pressioni nel suolo, perché gli scantinati creano cosiddetti tappi per i quali la falda, che ha un suo movimento autonomo, quindi dettato da ghiaie, sabbie, quindi ha un movimento che negli anni, cito via Sant'Eurosia per fare una via su tutte, o cito via Ulbrich, chi va a vedere i progetti su quelle vie di 8, 10, 15 anni fa, parlavano di falde a 7 metri, 5 metri, 7 metri e mezzo. Oggi ce li hanno a metà cantina. Quindi non è che possiamo stabilire se è dovuto al fatto che sono stati fatti tanti scantinati in giro. Possiamo comunque dire, dal punto di vista dello geologico, fatto anche da tecnici, che la falda meno gli si creano tappi e più è libera di muoversi e meno danni crea poi sugli effetti dei sistemi insediativi. È ovvio che c'è da trovare un modo, non in questa fase, ma poi nelle fasi dei cosiddetti regolamenti edilizi, trovare le modalità corrette di riconoscimento per chi non può fare gli interrati, il cosiddetto riconoscimento come se fosse interrato, anche se non lo è, dei cosiddetti garage o servizi che possono servire, che prima non venivano cubati, ma se tu lo fai fuori terra, per legge verrebbe cubato. Quindi dovremmo trovare il modo di riconoscere comunque quella funzione per chi li faceva negli scantinati. Ma ve la metto perché è un tema importante, riguarda una grande fascia del nostro territorio che va da sud a nord e copre tutto il centro storico di Villafranca, arrivando fino ai confini con, per chi conosce Traviano, perché è la parte più bassa di Villafranca, dove la falda in quelle zone ha i più grandi spostamenti di 10 anni in 10 anni. Per chi ha visto le relazioni degli anni 60, le falde hanno dei movimenti che non sono né controllabili né pianificabili, per cui io vedo sempre piano campagna e il sottosuolo per me ha una valenza straordinaria, che se posso evitare di interferire vuol dire anche gestire nel miglior modo quelli che poi il proprio territorio nei futuri anni, quindi penso ai miei figli, penso a quello che potrà succedere nei prossimi anni. Però è un tema talmente delicato, talmente importante, che sarà motivo, perché il nostro obiettivo è anche di incontrare i tecnici, che una giornata, quindi stiamo già organizzando, proprio per confrontarci su quelli che sono alcuni aspetti da cui non sfuggire, perché da questi temi non bisogna sfuggire e nemmeno nasconderli.
c'è proprio da lavorare insieme per trovare una sinergia e una funzione, perché poi in conferenza di servizi regionale andiamo con una soluzione che possa essere il più condivisa possibile, perché forse questo è uno, dal punto di vista tecnico, dei punti critici e importanti per chi sta pianificando, per chi sta costruendo, per chi vuole costruire a Villa Franca. Lascio, come dicevo, nel 2005, il 13 settembre, l'amministrazione Zanoni, alcuni dati da quando è iniziato il percorso con il CAIR di Reggio Emilia. Questa è la partenza, poi ci sono state tutta una serie di delibere, quindi con l'approvazione di tutti i procedimenti di conformazione del PAT, e vi ho riportato, prima di iniziare il percorso, alcuni spunti che io ritengo un po' il cuore della nuova pianificazione. Il documento che ha fatto partire il PAT, che abbiamo approvato in copianificazione, è il documento su cui poi, sembrerà strano, ma uno potrebbe dire filosofia pura, ma è proprio il cuore del documento su cui poi inizia a pianificare. Tutte le pianificazioni non possono andare in contrasto con quelle che sono le linee di indirizzo del documento preliminare. Il documento preliminare è l'atto di partenza con cui un'amministrazione disegna e sogna il proprio futuro dal punto di vista urbanistico. E quindi vi ho messo tre spunti giusto per darvi la dimensione: un piano nuovo per rilanciare le strategie e i progetti di Villa Franca, una città che si misura con l'istanza della propria comunità e con le dinamiche metropolitane, nella dimensione padana e nelle reti globali che la sollecitano al cambiamento. Pensare alla città e al suo futuro significa mettersi in sintonia col sentimento diffuso della comunità che lo abita, con il desiderio di recuperare paesaggi e valori che possono ristorarsi con la loro autenticità dalla fatica del vivere e in qualche modo di conciliarci con le nostre più profonde aspirazioni, per trovare nella memoria condivisa stimoli di riflessione sulla vivibilità della città, della polis, anche alla luce della possibilità che ci offre la continua evoluzione delle tecniche e della tecnologia. Una città che dovrà saper custodire bene le ragioni della sua identità, mentre si misura e si arricchisce nell'esercizio intenso della relazione che sa intrattenere nelle reti lunghe e corte con gli attori selezionati dei processi di globalizzazione della società e dell'economia. Lavorare al futuro della città con un piano urbanistico significa allora pensare ai luoghi da valorizzare, alle strade da costruire, ai servizi alla persona e alla comunità da organizzare, entrando nella mente e nel cuore della persona che abitano la città e sono gli interpreti originali, gli unici della sua peculiarità, dei pregi e dei difetti, della sua essenza e delle sue aspirazioni ad un futuro migliore, un futuro da non temere, crocevia di opzioni e di valori. Di qui il fatto di dove ci troviamo, posizionamento strategico, i riferimenti di aree vaste, quindi tutte le programmazioni di costruzioni importanti come la TAV, la Tibre, la linea ferroviaria della metropolitana, quindi gli incroci sulla Nogara Mare, la futura mediana, tutta una serie di opportunità che sono state costruite in pianificazione superiore, su quali noi, realizzato o meno, dobbiamo tenerne conto e dobbiamo anche fare delle valutazioni da un punto di vista di pianificazione. Il PRG vigente, i sistemi di riferimento, quindi tutto ambientale per quanto riguarda, come dicevo prima, le falde, lo spazio rurale, il sistema storico, quindi i corridoi importanti su cui noi poi veniamo alla pianificazione abbiamo dovuto tener conto non solo del castello ma di tutte anche le ville riconosciute storiche, fanno parte del nostro patrimonio culturale e che abbiamo dovuto riconoscere nella nostra pianificazione. Collegato al patto dovranno essere realizzati, qualcuno di questi è già in via di definizione, come il piano urbano della mobilità. Il piano urbano della mobilità è uno strumento che ti dice in funzione di dove vuoi modificare, costruire una strada, come le macchine si comportano sul proprio territorio. Il piano urbano mobilità, se io in simulazione chiudo una strada, mi dice subito
dov'è che le macchine si muovono, per cui anche nelle scelte di pianificazione, nelle scelte anche di razionalizzazione o miglioria viabilistica, se io decido di mettere un sensorico, mi dice quali sono i punti critici e i punti di miglioramento in funzione della modifica e della costruzione di strade e viabilità. Questo è uno strumento anche che avevamo approvato con lo studio Galletti, ancora quando ero assessore all'ecologia nel 2004, uno strumento che ha portato alla realizzazione di qualche rotatoria, perché era stato tutto ancora allora quando ero assessore, quindi ne parliamo del 2001-2002, dalla rotatoria in fondo a Via Trento, quindi intersezione con Via Trento, la rotatoria di Via Angelo Messedaglia, piuttosto che altre viabilità, la bretellina che porta a Martinelli, erano state valutazioni fatte esattamente con uno strumento così. Chiaramente poi deve essere rivisto e rivalutato, perché le esigenze sono manifestate, sono molto diverse, cambiate, ma è quello che ti dà sostanzialmente una linea di direttrice in funzione di quali sono gli obiettivi che vuoi portare. Il piano dei servizi. Il piano dei servizi è uno dei primi documenti a seguito dell'approvazione del PAT, sono quali sono i servizi, le principali esigenze del territorio. Quindi le strategie su cui vuoi lavorare. Qui non l'abbiamo mai nascosto, lo stiamo portando avanti anche in questi anni, le scuole per noi e la viabilità sono per noi punto uno, non sono in discussione come strategie. Il fatto di poter costruire poli scolastici, migliorare le realtà esistenti, abbiamo scuole degli anni 50, 60, 70, alle nuove generazioni non possiamo più lasciare strutture di questo livello, costruite a volte all'interno di centri storici che non hanno possibilità né di ampliamenti, né di migliorie, né di risparmio energetico, cominciano a essere costose per la collettività, quindi dobbiamo lavorare per dare un miglioramento. Cioè abbiamo mense che addirittura sono in compatibilità con palestre, cioè nel futuro che siamo chiamati ad affrontare, credo che ai ragazzi dobbiamo dare veramente funzione anche di un'economia oggi in difficoltà, però porci degli obiettivi strategici. Quindi il piano delle reti ecologiche, come dicevo prima, il PAES, che stiamo già lavorando, vedrà la luce tra qualche mese, che è quello che diciamo è stato voluto fortemente dalla comunità europea, non è uno strumento collegato al PAT, ma diventa parte integrante, perché a seguito della legge del 2004 c'era il PEC, che è il piano energetico comunale. L'introduzione del PAES, il PAES è uno strumento ancora più straordinario, perché è quell'impegno che hanno fatto i sindaci d'Europa in accordo con la comunità europea, quello per la riduzione della famosa CO2, e quindi sono delle linee strategiche che vanno collegate alla pianificazione per permettere il recupero energetico, per cui anche nei regolamenti edilizi chi lavorerà, progetterà e realizzerà avrà una premialità in funzione del risparmio energetico che saprà mettere in atto e di tutte le costruzioni compatibili con il risparmio energetico che potranno essere assunte. Il piano di illuminazione, anche questo è in fase di addirittura d'arrivo, in cui stiamo puntando una progettualità per il passaggio al LED, che dovrà essere integrato anche con una progettualità che riguarda la fibra ottica in modo particolare, con grande attenzione, grande lavoro lo stiamo facendo in questi mesi, perché c'è una richiesta forte delle imprese ma anche del mondo delle comunicazioni, e quindi l'aspetto di poter utilizzare un impianto di illuminazione per poter far passare le fibre ottiche e portare servizi sia alla comunità che alle imprese diventa straordinariamente importante, come il passaggio al LED, la possibilità di installare il wifi, quindi nuove tecnologie con finanziamenti anche europei che oggi sono alla portata, ma bisogna avere prima la pianificazione, le possibilità di miglioramento delle proprie reti per poter accedere anche a programmazioni europee che non, invece di utilizzare risorse dei comuni, oggi sono più importanti. Bisogna essere bravi a poter prendere finanziamenti anche su quelle direttrici. Piano di classificazione acustica, noi lo avevamo già sempre approvato quando ero assessore nel 2003-2002, che oggi viene rivisto chiaramente per i cambiamenti che sono stati negli ultimi 10 anni. Basta. Grazie a tutti.
E quindi io mi fermo qui e passo la parola a Roberto che entra nel merito del nostro strumento. Nell'ultima parte del nostro mandato in Consiglio Comunale non è stato approvato perché non ha avuto i numeri di maggioranza per essere approvato, e in campagna elettorale comunque ci eravamo proposti che sarebbe stato uno dei primi temi, il primo tema che avremmo portato all'attenzione del Consiglio. Nel frattempo però tanti consiglieri sono cambiati, per cui era doveroso e giusto spiegare a tutti lo strumento che per 5 anni è stato costruito dal sindaco, che era anche assessore all'urbanistica, per cui il 90% di quello che si vede è frutto di un lavoro, come si diceva prima, di 5 anni, importante, ma che era giusto dal modo ai nuovi consiglieri di prendere atto e votarlo conscientemente nella seduta consigliare che si sarebbe tenuta. Nel frattempo però sono cambiate anche delle norme, sono cambiate delle leggi, per cui era giusto riprenderlo un po' e renderlo attuale rispetto a quanto era accaduto. Ci siamo anche confrontati con la minoranza che è stata parte attiva in questo nuovo documento. In Commissione Urbanistica abbiamo avuto modo di confrontarci su parecchi temi e hanno portato i loro argomenti. Parte di questi sono stati recepiti e sono stati messi nelle norme tecniche di attuazione, per cui è stato un lavoro fatto anche insieme, ci sembrava corretto, perché uno strumento così importante non è lo strumento privato di una parte, che sia maggioranza o minoranza, ma è giusto che sia lo strumento condiviso in maniera più possibile di prima. Sicuramente mai al 100%, perché ognuno ha delle visioni differenti, però era giusto renderlo quantomeno il più possibile condiviso. Il perché abbiamo voluto essere qui in questo mese? In questo mese perché Il patto viene pubblicato sul GUR, sul bollettino ufficiale regionale, il 7 di marzo del 2014. Dal 7 marzo al 6 aprile, per cui in questo mese, è in deposito per eventuali visioni presso l'ufficio tecnico del Comune di Villafranca tutti i martedì dalle 15.30 alle 17.30 su appuntamento. E comunque tutti gli elaborati sono pubblicati sul sito del Comune. Sul sito del Comune è anche possibile scaricare il modello per eventuali osservazioni. Le osservazioni si possono fare dal 7 di aprile al 6 di maggio, per cui il motivo per cui abbiamo voluto incontrare i cittadini nel primo mese era per dar modo a tutti, a chi fosse interessato, di capirlo per poter eventualmente fare delle osservazioni dal mese seguente. Queste sono le cose che in fase di concertazione nel 2005 Villafranca aveva chiesto. Aveva chiesto la riconversione delle attività agricole di allevamento, razionalizzare il sistema viario, migliorare la fruibilità degli spazi di ordine urbani, maggiore attenzione al sistema ambientale, piano di recupero degli edifici del centro storico, recuperare il villaggio azzurro, potenziare la rete riciclabile, adottare un piano della mobilità, circonvallazione ovest all'esterno degli impianti sportivi di Villafranca, un'area idonea per il polo ospedaliero, nuovi ampliamenti lungo la Grezzanella, chiusura e recupero della discarica di Caluri, realizzare una rotonda al Capitè, cosa che peraltro è stata fatta, impedire l'insediamento delle attività produttive della macchia di leopardo e concentrarle,
migliorare il trasporto pubblico, realizzare una cittadella scolastica per le superiori, portare l'isola ecologica vicino al centro urbano ed estendere il porta a porta, divieto di nuove cave, inserire nel PAP limite lo sviluppo insediativo, rivedere il regolamento edilizio incentivando la bioedilizia e il risparmio energetico, valutare l'impatto negativo del motor city sulla mobilità, realizzare un centro giovani di infrastruttura polifunzionale, completare la rete dei riciclabili, valutare nuove aree commerciali con attrattori di traffico, prevedere aree di culto, prevedere una nuova zona produttiva collegata al quadrante Europa e risolvere il problema dei comparti. Questo era quello che ha chiesto Villafranca nel 2005, quello che si è tentato di elaborare e rispondere nel più grande modo possibile. In questo documento, che è il PAT. Il PAT è un documento che in sé porta scelte strategiche di assetto di sviluppo, determina il quantitativo massimo della zona agricola che si può trasformare e determina i parametri di dimensionamento e i limiti quantitativi fisici per lo sviluppo e definisce le linee preferenziali di sviluppo. Sostanzialmente è, come mi piace definirlo, la cornice di un quadro, il bordo del disegno della Villafranca che noi vorremmo, perché questo deve essere riempito dopo come quadro con i piani di intervento, che sono la vera realtà operativa, sono quelli che determineranno gli indici, che determineranno le distanze, che determineranno le superfici a verde, che determineranno le perequazioni, che determineranno la proporzione tra interesse pubblico e interesse privato, per cui il PI diventerà la parte operativa e fondamentale per arrivare alla realizzazione di quanto era stato scritto nel PAR. Il PI, tutti i PI, i piani di intervento, verranno stabiliti in consiglio comunale e solo da consiglio comunale, mentre il PAC, come spiegava il sindaco, sono soggetti anche a enti superiori, per cui i tre piani, piano provinciale, piano regionale e piano comunale, si devono sovrapporre. Per quanto riguarda i piani di intervento, sono solamente dati e destinati dal consiglio comunale e dalle decisioni che verranno prese in seguito. Tutti gli elaborati del PAT comprendono carta dei vincoli, pianificazioni territoriali, carta delle invarianti, delle fragilità, gli ambiti omogenei, delle trasformabilità, relazioni di progetto, relazioni di sintesi, norme tecniche di attuazione, che sono quelle che danno il primo indirizzo su come verrà attuato il PAT. La VAS, valutazione ambientale, che integra le valutazioni ambientali nei piani e programmi di sviluppo. Rapporto ambientale sintesi allegati, la VINCA, che accerta l'incidenza significativa dei progetti su siti comunitari speciali, e il quadro conoscitivo, un DVD contenente la banca dati alfanumerica, analisi specialistiche e compatibilità idraulica. Vediamo di capire in sintesi il sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale, cioè porta in sé tutti i vincoli di natura paesaggistica, monumentale e di rischio che non possono essere toccati, sono vincoli posti da vari enti di competenza. Nella pianificazione a livello superiore esiste il piano di assetto idrogeologico, la fascia delle risorse idriche, delle costumi, i centri storici e altri elementi quali pozzi e retrodotti. Questo è tutto riportato all'interno di questa tavola, per cui enti superiori ci dicono cos'è che dobbiamo tener conto nella pianificazione dei vincoli che porta in sé il territorio comunale. Il sistema degli invarianti invece sono gli ambiti e le strutture che si intendono valorizzare e tutelare. Dal punto di vista paesaggistico ambientale ricordiamo il parco del Tione, il corridoio ecologico, aree di connessione naturalistica, mentre geologia e idrologia e idrogeologia, corsi d'acqua e teste delle risorgie. Storico-culturale comprende i centri storici, gli assi di fondazioni, i beni culturali e le porti rurali, tutti beni da preservare all'interno del nostro territorio. Il sistema delle fragilità è quello, come si diceva prima, che ci sta creando problemi perché avremo modo di confrontarci ancora spesso
ci sono tecnici, come è stato detto prima, che hanno già presenteranno una serie di valutazioni da un punto di vista professionale, perché la relazione geologica ha dato questo contornato in giallo come sistema delle fragilità. Da lì si è parlato prima di divieto assoluto di costruire, si è cercato una mediazione per dire costruiamo fino a un metro e mezzo di profondità e non dobbiamo occupare il metro fuori terra per avere comunque 2,5 metri. Qualche ordine professionale si è già spinto con la richiesta di dire ma andiamo ad analizzare intervento per intervento, perché non è detto che all'interno della stessa area ci possono essere queste difficoltà dal punto di vista di scala. Per cui sarà sicuramente ancora un motivo di discussione sia da un punto di vista di regolamento edilizio, che se ci sono dei tecnici in sala sappiate che abbiamo già dato incarico di rifare il regolamento edilizio, perché avevamo un regolamento edilizio ultradatato e non era più logico avere un regolamento edilizio datato rispetto a un piano urbanistico di nuova concezione. Per cui abbiamo già dato incarico perché venga rifatto completamente. Avremo modo di confrontarci anche con tutti i tecnici, sarà natura invitarli per una discussione anche su questo tema. Gli ambiti territoriali cosa sono in sintesi? In sintesi è stato diviso il comune di Villafranca in 9 ambiti, perché è palese che le problematiche delle frazioni a nord sono differenti dalle problematiche delle frazioni a sud, e il centro storico ha in sé una struttura che non può assolutamente essere paragonata a qualsiasi altra struttura del nostro comune. Il carico, questo è il carico insegnativo del complessivo del piano regolatore, cioè lo studio sui dati storici, per cui una previsione di crescita del nostro comune, e nei termini dei dati storici si è guardato cosa poteva essere il carico insegnativo degli abitanti e quale poteva essere il consumo della superficie da poter adottare. Per darvi dei termini molto succinti, è stata prevista una crescita di 5.000 abitanti, e se noi guardiamo l'ambito Villafranca intesa come capoluogo, come centro, attualmente sono 17.000 gli abitanti censiti, si prevede una crescita di 2.400 abitanti. Il dimensionamento invece per l'occupazione del suolo agricolo, Villafranca ha 5.800 ettari, di cui 3.800 occupati, e la possibilità di andare ancora ad occupare 50 ettari. Villafranca porta in sé, come diceva il sindaco, il 30% ancora di volumi non edificati rispetto al vecchio PRG, e questo sarà sicuramente motivo di confronto, perché nessuno vuole andare ad occupare un nuovo suolo, vorremmo tendenzialmente andare ad occupare e riprendere tutti quei siti se non dismessi, che meritano di essere convertiti. Faccio riferimento al centro storico, che è sicuramente uno dei grossi problemi che la città si porta avanti. Sono circa 100.000 metri cubi non sviluppati in centro Villafranca, perché i comparti erano stati pensati probabilmente male rispetto alla struttura del territorio, per cui mettendo insieme più realtà era un problema di difficile attuazione. Già nei piani di intervento ci eravamo riproposti il fatto di non ragionare più per comparti, ma per singolo intervento di chi volesse intervenire sulla città. Addirittura
siamo stati anticipati dal piano Casa Terzo, che consente questo, sarà comunque motivo ancora di discussione e programmazione, ma il nostro interesse è andare a recuperare sicuramente tutte quelle aree che devono essere recuperate nel centro storico. Come vi dicevo, i vari atto, cioè le varie zone sono state, alle quali sono stati dati obiettivi e strategie. Nel centro storico confermare il ruolo del centro storico commerciale naturale, salvaguardare e valorizzare il centro storico promuovendo le politiche del recupero urbano, migliorare l'accessibilità al centro di dotazione delle soste e consolidare il sistema dei servizi. Lato 2 è sicuramente l'atto più importante del centro di Villa Franca. Qua troviamo e quell'anello pensato per un limitare l'attraversamento del traffico dalla città e dare un anello di congiunzione su tutta Villa Franca per poter creare tutta una serie di arterie d'entrata in modo da non congestionare la parte centrale del traffico. Questo anello va a riprendere dalla Grezzanella alla strada per Valeggio e toccando quello che per noi è la parte della nuova città, cioè quella che comprende la zona del Parco del Tione, lo sviluppo basso, questo è il castello, questa è la parte bassa verso Mozzecane, dove sono previsti i poli scolastici. Questa è l'area prevista come insediamento abitativo e i nuovi poli scolastici. Porta in sé il polo della sanità, cioè dove è presente l'ospedale, la parte del parco e città dello sport che è stata indicata così e che vuole rimanere tale, e la parte del polo della sicurezza, dove la zona Collodi è sempre stata indicata ed è ancora indicata per andare a contenere la nuova caserma dei carabinieri e della finanza. Questo è sicuramente il dato più importante, perché porta in sé tutto quello che vi dicevo, per cui le strutture scolastiche, per l'ospedale, i servizi a verde che si diceva prima nel Parco del Tione, e promuovere con azioni di qualificazione e di conversione gli insediamenti logistico-commerciali che sono presenti nella zona. Lato 3 del polo Postumia è confermare e consolidare il polo produttivo, sostenere i processi di innovazione territoriale e migliorare le prestazioni ecologiche e energetiche, candidandosi ad accettare nuove politiche comunitarie e regionali per l'innovazione tecnologica e organizzativa. Nella parte del Postumia è stata indicata questa come area di completamento, che è la parte che chiude l'ambito della zona industriale artigianale verso Campania. Questa invece è l'area che va lato 4, che va dall'area Postumia verso Povegliano, verso la Grezzanella. Qui noi intenderemo costruire nuove occasioni di centralità urbana, mettendo all'interno aree produttive diverse da quelle che sono state pensate nell'altro polo, e mettendo funzioni pubbliche di eccellenza, o comunque, questo è importante per Villa Franca perché non esiste, la parte della logistica. La logistica perché? Perché darebbe sicuramente meno problemi e impatto da un punto di vista di traffico, in quanto collegabile direttamente con la parte della Grezzanella, per cui non andrebbe ad incidere sulla Postumia, e perché è sempre prevista, il piano provinciale e regionale lo prevedono, la linea ferroviaria, la Verona-Mantova o la metropolitana di superficie, che qualora attuata darebbe sicuramente un impulso importante alle merci non su gomma.
Il Parco del Piume del Serraglio è quel parco pensato e comunque già di valenza regionale che parte dalle colline moreniche e arriva alle nostre valli. Per Villa Franca diventa un'opportunità unica, è sicuramente un ambito immenso, solo la parte che si vuole dare atto come prima porta, quella conosciuta come Parco del Pione, che è stata pensata come cittadina dello sport, 150.000 metri risultava essere il primo intervento che volevamo attuare, per cui capite bene le dimensioni di cui stiamo parlando. È sicuramente un ambito che merita tutta la nostra attenzione, perché può essere un ambito di sviluppo da un punto di vista anche turistico, per percorsi ciclopedonali e per progetti con altri comuni che sono stati avviati. Cito un progetto fra tutti che abbiamo chiuso e che vedrà il suo compimento il 24 di maggio, in collaborazione con i comuni di Sona, Somma Campagna e Valigio. È stato fatto un percorso ciclabile di 65 km, il 24 di maggio verrà inaugurato con tutta una serie di rappresentazioni, comunque di caratterizzato sul suo percorso con tutti i comuni che occupano, Valigio farà i tortellini, noi abbiamo messo a disposizione tutta la nostra parte del castello e supporto storico per far vedere Villa Franca, e si sposteranno su questo da Somma Campagna Sono, dove ognuno dei comuni citati penserà a dare qualcosa di particolare per valorizzare questo percorso. Quaderni, Rose Gazzarra e Cizzoletta sono le tre frazioni a sud, tutte frazioni che necessitano sicuramente di un potenziamento dei servizi primari, tipo zone sportive, tipo scuole, tutto quello che serve per riqualificare un'area che da tempo rimane soffocata rispetto a quello che è la costituzione storica. Sono frazioni, anche queste, attraversate da un traffico pesante all'interno dei centri storici, per cui abbiamo previsto delle bretelline per sgravare il centro dal traffico pesante, e probabilmente, senza problemi di cavi, danno un trend di crescita sicuramente inferiore rispetto a quelle che sono le frazioni a nord. Il sublato 7 dell'aeroporto è quello che ci ha dato, tra parentesi, più grattacapi rispetto alle nuove normative, perché sono nel frattempo stati messi dei vincoli da parte dell'ENAC sulla sicurezza dei voli, per cui ci è stato imposto una fascia di rispetto a un chilometro dalla pista come fascia di tutela, per cui non si può costruire all'interno di questa fascia, non si possono costruire strutture di grande recettività, per cui centri commerciali o comunque palazzetti dello sport, qualsiasi contenitore che porti un carico antropico di persone importante in quella zona non lo è più possibile fare. Per quello che riguarda Caluri, è stato previsto l'ampliamento della zona sportiva per dare una struttura un po' più importante alla frazione e per completare anche quella parte di servizi e di marciapiedi che ci vengono chiesti, o comunque la piazza, i marciapiedi, tutti quei servizi che servono alla comunità, i primari servizi della comunità, mentre Calzoni è sicuramente la parte più legata, più vicina all'aeroporto, dove lì la richiesta di mitigazione ambientale rispetto a rumori, rispetto a inquinamento all'aeroporto diventa difficile,
e la creazione di collegamenti verso Dossobuono, i collegamenti ciclabili e pedonali verso Dossobuono, che sono parte delle richieste primarie che vengono date. L'atto rurale a nord Pozzo Moretto chiede un minimo di servizi per la propria frazione e dei collegamenti ciclopedonali che possono dare il collegamento verso Ganfardine e Caluri e attraverso la parte del parco del Pione che si vede che costeggia Pozzo Moretto la possibilità di arrivare a Villa Franca sempre con percorsi ciclo pedonali. Dossobuono è sicuramente l'attrazione che ha avuto la crescita maggiore, stiamo parlando di 6.700 abitanti, in altre realtà vengono considerati comuni. E la crescita di Dossobuono, come si è visto prima nelle tavole fatte vedere dal sindaco, addirittura era più piccolo di Albo, ma ha avuto una crescita smisurata dato l'attraversamento della ferrovia prima, della tangenziale dopo la creazione dell'aeroporto, ha fatto sì che rimanesse chiuso all'interno di questi tre ambiti che sono di difficile risoluzione, se non impossibile risoluzione, però merita attenzione per quelli che sono i servizi che ancora non ha. Abbiamo già pensato alla piazza del paese con l'inserimento del Pirue Amazzi fatto dall'amministrazione Zanoli, dove andremo a collegare la chiesa con la parte di fronte attualmente scuole elementari occhi, per cui demolite, fatto il polo scolastico e fatto la piazza fronte chiesa con un cambiamento rispetto a quello che riguarda la viabilità, se riusciremo nell'intento di dare una serie di sensi unici in modo di congestionare il meno possibile la parte centrale del paese. Rizza, Alpo, Dosdegà sono le altre frazioni che portano in sé una crescita importante. La richiesta è quella di non diventare paesi dormitori, per cui con tutta quella serie di servizi propri del paese, le piazze anche queste sono una necessità importante per avere modo di aggregazione. Rizza abbiamo avuto la possibilità di dare una risposta importante dal punto di vista scolastico, rifaremo la nuova scuola degli elementari, 1.300.000 euro di intervento previsto, 1 milione di finanziamento interamente avuto dallo Stato, per cui daremo da subito, i lavori inizieranno a breve in questo mese, daremo da subito una risposta importante per quello che si diceva prima, quelle che sono le nostre priorità, che sicuramente la parte dei poli scolastici e la viabilità. Quello che mi piace farvi vedere, per chiudere un po' anche rispetto a quanto mi è stato chiesto in questi giorni dai cittadini che venivano in comune, cos'è la differenza tra i vecchi PRG e il FAT? Sostanzialmente il vecchio PRG portava in sé un perimetro che una volta disegnato dava la possibilità ai proprietari di terreni di vedere trasformata la loro area da un valore 10 a un valore 100, per cui ne diventavano beneficiari loro, i loro eredi e se l'area era vasta anche gli eredi degli eredi. E il problema è cos'è? Che il beneficio economico andava a pochi, mentre in momenti importanti dell'edilizia si è fatto sì una crescita di smisura degli abitanti, ma con una carenza importante di servizi. I servizi li doveva fornire la comunità, per cui il beneficio economico andava a pochi e i servizi dovevano pagarli comunque gli altri. Il PAT sostanzialmente gira questo concetto, perché
perché si dà la possibilità, come vedete queste sono le linee di espansione preferenziale, si dà la possibilità a tanti di essere partecipi a questo progetto e chi ne fosse interessato debba prima arrivare a avere un accordo con il comune o comunque aderire a un bando o un progetto di interesse per dare alla comunità quello che richiede come opere pubbliche, per cui verrà redatta una lista, faremo un insieme sul comunale, faremo una linea di quello che vorremmo fare e all'interno di ogni atto quello che si pensa importante per quella frazione o per quella o per quella o per quel lato, per cui chiunque fosse interessato a valorizzare la propria area deve prima essere disposto a fare un'opera pubblica o fare l'opera pubblica che verrà proposta. Da un punto di vista economico cambiano anche i rapporti dei valori, è palese, perché non è che in questo momento di mercato i prezzi degli immobili possono andare alle stelle, sono già e hanno già raggiunto valori importanti che anzi sono in diminuzione, per cui se prima il valore del terreno era 10 e 10 andava direttamente al proprietario del terreno, domattina il valore è 5, perché 5 è quello che intascherà il privato, ma 5 è quello che dovrà essere speso in opere pubbliche dall'eventuale acquirente, dal proprietario. Per cui i valori delle aree non è che si dimezzeranno, è che per avere un mercato dovranno essere ricalcolati i prezzi da un punto di vista economico dei proprietari. Ecco, per quanto mi riguarda io ho finito, so se qualcuno ha domande, so che il sindaco voleva parlare della parte dei quattro atti in questione. Di ragionamento anche in conferenza di servizi e probabilmente mi aspetto anche delle osservazioni. Come vedete la parte in alto riporta la tavola, come ha spiegato prima Roberto, del lato dell'aeroporto. In basso, che è stato motivo anche di rivisitazione e di risottoscrizione del PAT, perché nel 2010, quando ormai eravamo a conclusione, ENAC ha riformulato le fasce di rispetto all'aeroporto. Prima avevamo A, B e C, testata pista, che era questa zona, con un nuovo regolamento in base all'articolo 707 del codice della navigazione. Come vedete ha esteso le fasce, la fascia C e la fascia D, modificando sostanzialmente, o meglio, tracciando delle linee di indirizzo, diciamo di cosiddetta limitazione o inibizione di edificabilità. Nella fascia D, in modo particolare che va a toccare tutta la parte produttiva nord, d'Ossobuono, ha sostanzialmente indicato che si possono fare zone produttive, non centri commerciali e non altra concentrazione di persone. Non detta numeri, detta indicatori. Quindi sono fasce che abbiamo, è una fascia quella che vedete in viola, che è di circa un chilometro di larghezza dalla pista. Quindi è stata allargata la fascia sud ed è stata allargata la fascia est. Oggi il tracciato che vedete è semplicemente territorio comune Villafranca, ma la medesima proporzione la trovate dall'altra parte sul comune di Somma Campagna e sulla testata nord, che è comune di Somma Campagna e parte un pezzetto di Verona. Noi siamo in fase anche di valutazione per quanto riguarda piani rischio,
rumore, piani rischio aereo, e quindi linee di decollo, angolatura di atterraggio. Non abbiamo ancora definito il piano, ma abbiamo chiesto uno spostamento sui 275 gradi di linea di atterraggio, abbiamo chiesto un'inclinazione al piano di rumore, sia per quanto riguarda poi la classificazione delle ricadute ambientali, sia per quanto riguarda la parte rumore, quindi chiedendo un'angolatura, la chiusura di un grado sulla pista e l'allargamento di un grado a nord, quindi per limitare le ricadute rumore sul centro abitato di Dorsomono e in modo particolare sulle direttrici a sud, perché fatalità la direttrice ricade su gran parte del territorio del centro di Villafranca e copre tutte e due le frazioni a sud dell'Italia, perché l'ultimo TBT, che è il Terra Boroterra, che dà la segnaletica di avvicinamento degli aeromobili, è a sud di Quaderni e dà la direttrice di avvicinamento. Quindi magari qui abbiamo qualche aeronautico che è più bravo di me, ma sa che è stato modificato anche l'aeroporto di Villafranca, uno dei pochi in Europa che permette anche l'atterraggio con visibilità scarsa, quindi in presenza anche di nebbia. Tale modifica è avvenuta ancora tra il 2004 e il 2005, che permette quindi di avere una possibilità di atterraggio anche guidato meccanicamente o elettronicamente, non manualmente, e quindi supporta il pilota anche nelle fasi in cui la visibilità è scarsa. Quindi questo cosa succede? Che va a incidere, se vedete, sulla fase di espansione che avevamo messo nella tavola della zona produttiva, che è questa. Quindi nella prima fase, che non andava a toccare la fascia di rispetto, oggi ci troviamo un allargamento, quindi un'interferenza. Quindi abbiamo chiesto, e sarà motivo di valutazione, anche la modifica di quelle che sono le espansioni per quanto riguarda il polo produttivo, perché la Regione ha dato come linea preferenziale la possibilità di completamento dell'esistente. Se no uno direbbe, ma perché non di qua, che è tutto libero? Sembrerebbe la cosa più logica. Il ricucire i tessuti urbani, il riqualificare l'esistente, non vuol dire andare a occupare altro spazio. Quindi dice, estrema razio da questa parte, andate a ricucire come in questi punti dove ci sono attività produttive disseminate, avete una viabilità di collegamento verso l'autostrada, insomma campagna. È più logico che la fase di completamento e espansione della zona produttiva sia rivolta più verso ovest che non verso est, dove dall'altra parte il tracciato della metropolitana in superficie potrebbe avere una serie di modifiche o di interventi per quanto riguarda poi il suo completamento, per cui non andate a interferire in quest'area cosiddetta agricola, quindi già vietato di programmare dall'altra parte. Quindi ecco perché la cucitura lato sinistro, guardando verso nord e non occupando ulteriori spazi al di là della ferrovia. Visto che c'è la Grezzanella, uno verrebbe semplice a dire, ma perché non di là, che così tengo il traffico pesante dall'altra parte, no? Però ecco, c'è stato un confronto con la Regione Veneto, quindi magari molte domande che ci possono essere fatte sicuramente le abbiamo fatte anche noi, ma chiaramente in copianificazione ci sono valutazioni di strategia che devono essere accomunate sia, come dicevo prima, al PTCP che al PTRC. Questa è una zona, ripeto, ho visto anche qualche imprenditore, molto interessante. Per quanto riguarda invece, diciamo, i quattro ATO che riguardano Villafranca, siamo a Villafranca, li ho sintetizzati in questa slide. Perché come diceva Roberto, questo è l'atto numero 2, è quello forse più strategico, importante, e è quello che ha bisogno più ricuciture di tutti. È evidente che la fase di espansione, come vi dicevo prima, è legata a un fattore importante che è quella della costruzione del polo scolastico e la realizzazione del tracciato della circonvallazione sud. Su questo abbiamo già un progetto preliminare, questo tracciato fino a qui
costa 9 milioni di euro, per darvi un dato approssimativo di costruzione. Il polo delle suole, quindi quelle dell'obbligo, costa 48 milioni di euro. Abbiamo già uno studio di fattibilità dei preliminari, quindi vuol dire portare fuori dal centro storico le attuali scuole, quindi via Prina, le Bellotti e le Medie. Il complessivo di questo intervento, classificandolo con tutte le necessità di scuole moderne, siamo a 48 milioni, quindi su un'area di 200.000 metri quadri che dovrebbe contenere palestre, dovrebbe contenere mense, contenere gli spazi in funzione di una crescita, di una decrescita demografica. Per chi è magari mamma o ha vissuto negli ultimi anni, ma anche le ultime iscrizioni, abbiamo un continuo saliscendi tra nord e sud, che addirittura abbiamo rischiato una volta di chiudere Alpo, una volta di chiudere Pizzoletta, una volta di chiudere Quadarno. Il disseminarsi di scuole che contengono un'unica sezione, un fattore di crescita che non è controllabile dall'amministrazione comunale, è ovvio che il genitore che ha aspetti lavorativi che non sono controllabili, iscrive il proprio figlio dove cavolo vuole. E quindi se trova il progetto formativo consono a quello che sono i bisogni, gli va bene in quel posto, se no lo porta da un'altra parte. È stato un caso all'Alpo, è stato un caso a Quaderni, sono i casi di Pizzoletta oggi, dove fino a l'altro giorno avevamo solo 10 iscritti pur essendo a tempo pieno. Quindi con 10 iscritti non si apre la scuola. Quindi capite bene che quando si fanno investimenti o le scuole hanno, se vogliamo, qualche problema all'origine, avere un polo scolastico che permetta a un preside, che permetta a un direttore scolastico di pianificare su strutture che sono modulabili in funzione del bisogno, permette di risparmiare dal punto di vista economico, permette di far risparmiare alle famiglie tutta una serie di modulabilità e di mobilità, permette a tutti noi di vivere meglio, specialmente i nostri figli, di trovare una scuola di qualità e di eccellenza. Le cifre che vi ho detto possono far paura, ma io ci credo molto, perché oggi, al di là del governo Renzi che ha espresso una grande volontà di intervenire sulle scuole, quindi viene incontro a quello che è stato, che è il nostro sogno, sono i nostri obiettivi, c'è anche molta attenzione da parte della comunità europea, per cui non vedo negativo nemmeno la cifra. Si tratta di crederci e di lavorare come ci stiamo facendo in questi giorni, in questi mesi, vi assicuro, molto intensamente, perché è uno degli obiettivi primari. Vale per Villafranca, circonvallazione del polo scolastico, che riguarda quindi Villafranca e le frazioni sud, vale Dossobuono, perché anche su Dossobuono abbiamo un progetto di polo scolastico, l'abbiamo fatto vedere a Dossobuono, dove rimane importante la frazione di Rizza, perché è coordinata su tre comuni, che a volte si parlano, a volte no, Casteldazzano e Verona, ma è comunque una comunità che al di là del confine geografico è in crescita e ha esigenze di spazi. L'altra realtà in mezzo è quella dell'Alpo, e quella più importante di tutti è Dossobuono, perché potrebbe fare un comune da solo Dossobuono. Quindi la considerazione della mobilità nei confronti delle zone produttive di Verona, quindi le persone che hanno voglia o piace di vivere sia dal punto di vista economico che sociale, una realtà diversa dalla città, viene verso Dossobuono, Alto e Rizza. Quindi hanno un aspetto, se vogliamo, anche di famiglie giovani che sono venute ad abitare le nostre comunità, su cui noi dobbiamo costruire un tessuto di servizi e sociale che non diventi dormitorio, perché altrimenti il rischio di cucire tra quello che è la storia di queste comunità, le tradizioni, di chi invece viene solo per dormire e ricevere un servizio, non è utile ai nostri figli. Serve un legame che l'urbanistica deve far comprendere, che l'urbanistica deve portare come bisogno di una comunità che deve stare all'interno della propria storia e espandersi per quello che sono le opportunità che il territorio dà. Quindi
la circonvallazione in funzione di tangenziali che vogliamo anche sulle frazioni a nord, compreso la circonvallazione che vogliamo a Villa Franca. Poi quello che abbiamo scoperto con il piano urbano della mobilità, il problema nord-sud, e per cui abbiamo chiesto una circonvallazione, o ci chiediamo, vogliamo una circonvallazione, il problema della mobilità nord-sud, che è neanche la metà del vero problema. Noi abbiamo un'interferenza dei poli produttivi che sono cresciuti, quindi il PUM ci ha dato anche questo elemento di valutazione, di correttezza, dove Quaderni è interferita dal polo produttivo di Valeggio, che comunica col polo produttivo di Mozzecagni e con quello di Novara La Rocca. Noi abbiamo l'interferenza sia di Valeggio come est-ovest, sia di Somma Campagna. Non c'è solo Mantova, Verona, quindi noi siamo attraversati da una raggiera con un'unica direttrice oggi. E quindi è ovvio che se non costruiamo come una ruota, pensate una ruota di bicicletta dove gli assi di penetrazione per vivere la città sono una cosa e il traffico pesante o il traffico di attraversamento deve restare fuori dalla città. Quindi ricucire attraverso il Parco del Tione la vivibilità, la quotidianità, la storia, il centro commerciale a cielo aperto, i parcheggi scambiatori per una città che ha bisogno di mobilità veloce, dare la possibilità che questi centri commerciali non si interferiscano con quelle che sono le dinamiche quotidiane. Se io vengo il lunedì a Villa Franca a vivere la sua quotidianità e vengo il sabato, è completamente diversa, perché troviamo, se vogliamo, un'interferenza o una incapacità dove il dentista è in centro a Villa Franca anche se non dà il parcheggio e interferisce con il commerciante, uno che va dal dentista, dal notaio, dall'avvocato, che ha 10 minuti di tempo, un quarto d'ora, ma chi va a vivere invece l'attività commerciale oppure ha un'altra dinamica. E quindi durante la settimana c'è questa interferenza, quindi dobbiamo creare una modularibilità, una possibilità di dinamiche che porti a parcheggi scambiatori la possibilità di ricucire il centro storico con dinamiche prettamente di centro commerciale a cielo aperto, non chiuso. Quindi tutto il lavoro che è stato fatto, se vogliamo, di incrocio, salvaguardia dal punto di vista ambientale, perché oggi noi parteciperemo a un bando europeo su Expo 2015 da 5 milioni di euro per quanto riguarda Bottagisio, Castello Scaligero, i parcheggi che sono concentrati sulle dinamiche del turismo, della mobilità europea e delle comunicazioni su quello che sono le dinamiche storiche che appartengono al nostro territorio, quindi la parte degli Scaligeri con quello che è stato motivo di rinascimento, risorgimento, e tutte le vie di comunicazione culturali, enogastronomiche, storiche delle colline moreniche e di quello che sono le risorgive per poi ricucirsi sud-est, nord-ovest, per cui le ciclabili che vanno verso l'Europa ha un senso di comunicazione, perché il finanziamento non è mai su un progetto, ma è su una filosofia, un approccio che deve portare a quel tipo di risposta. Quindi stiamo costruendo una serie di opportunità su uno strumento che oggi ci dà la possibilità di ragionare, poter parlare, se vogliamo, anche di finanziamento europeo, che fino a ieri per noi era tabù. Infatti l'Italia è uno dei paesi più in ritardo su quelli che sono i finanziamenti europei. Da un lato è vero c'è la burocrazia, da un altro c'è le dinamiche che sono diverse, ma dall'altro c'è anche forse poca capacità di avere il disegno pronto, diciamo semplicemente, disegno pronto vuol dire progettualità, vuol dire relazioni, vuol dire tutte quelle che sono le dinamiche che compongono un progetto europeo. Quindi anche noi ci stiamo sforzando di cambiare modo di pensare, modo di ragionare, perché oggi se la regione ha pochi soldi, lo Stato ha pochi soldi, la comunità europea invece dà molte prospettive. Quindi sui bandi 2014-2020, in funzione proprio anche del miglioramento di quello che è il centro storico di Villa Franca, le opportunità, stiamo proprio lavorando per prima di tutto cambiare il nostro modo di pensare e cercare di inserire quello che è stato il nostro sogno su dinamiche che sono più europee che non europee, ma regionali o nazionali. Ecco, io vi ho fatto la sintesi, resta un po'
il polo dell'innovazione una scommessa, perché molte richieste sulla logistica le abbiamo avute, però oggi è il momento anche economico, e quindi quando avevamo pensato il polo dell'innovazione, quindi la possibilità di avere un polmone di possibilità sull'innovazione, sulle nuove tecnologie, possa essere funzionale, l'abbiamo messo come grande possibilità e opportunità. Ci sono da ricucire comunque alcuni aspetti del territorio, perché magari qui non lo vedete, ma noi siamo fatti di relazioni più agricole che imprenditoriali. Chi vive le frazioni, ma anche parte del centro storico di Villafranca, sulle parti nuove, è comunque fatto ancora di piccoli imprenditori artigiani che hanno ancora una classificazione artigianale. Le vecchie stalle che fanno ancora vincoli, qualcuno ha ancora stalle in vicinanza, fanno vincolo, quindi c'è bisogno di un grande lavoro di ricucitura e quindi anche di rapporto, se vogliamo, con i cittadini, per cercare di ridimensionare e rivalutare quelle che sono le criticità, ridimensionate, perché c'è bisogno in alcuni casi di ricollocare in zone proprie, come prevede la legge 11, e quindi il credito edilizio piuttosto che, perché certe attività interferiscono, come si diceva prima, con la viabilità, in altri casi interferiscono dal punto di vista agrologico e dal punto di vista ambientale. E quello ambientale è uno dei pesi maggiori sulle valutazioni. Io mi fermo qui perché più o meno in linea generale ho cercato di dirvi tutto. Domande? Grazie. Prego. Cosa succederà alle aree dove ci sono attualmente le scuole nel caso in cui venga fatto il polo scolastico nuovo? Per quanto riguarda dove ci sono le scuole, se parliamo del centro, perché allora su via scuola di Via Prina, già fin da subito noi avevamo pensato di potenziare il polo del superiore, perché il polo del superiore è una delle realtà più importanti dal punto di vista scolastico e di riferimento per il territorio. Quindi avevamo già detto alla provincia che noi siamo disponibili a metterla in discussione e in gioco in funzione di dare più spazio alla crescita per quanto riguarda quel polo. Considerato che quando ero consigliere provinciale ho avuto modo di fare due considerazioni. Perché un cittadino di Legnago, per fare il liceo scientifico, deve andare fino a Verona? Perché una famiglia si deve impegnare alle 5 della mattina a metterlo su un pullman o su un treno per arrivare a Verona? Io credo che una provincia che sappia ragionare si dimensioni in funzione della sua geografia e della sua orografia, e per far risparmiare una famiglia deve dare offerta formativa distribuita su 5 poli. Noi avevamo identificato Villafranca, Legnago, San Bonifacio, città di Verona per ovvi motivi, perché anche loro hanno dinamica, stiamo parlando di 280.000 abitanti la città di Verona, e il polo nord che dovrebbe, polo nord che riguarda tutta la fascia della pedemontana fino alla zona del lago, che doveva coprire più o meno dai 100 ai 200.000 abitanti, quindi dando un'offerta formativa senza grandi spostamenti, perché poi spostare persone vuol dire traffico, vuol dire mezzi di trasporto che sono costosi e onerosi, vuol dire comunque per una famiglia costi importanti. Quindi Villafranca, che può essere baricentrica nel polo sud-ovest su una zona di 150-200.000 abitanti, oggi, secondo la mia opinione, abbiamo ancora una possibilità di crescita importante, mentre la zona di Isola della Scala, la zona di Bovolone, era un polo sicuramente sull'agricoltura, vuoi per la storia del riso, vuoi per la storia poi del polo produttivo che dovrebbe riguardare l'agronomia, che riguarda la fascia di Trevenzuolo, dovrebbero essere questi poli catalizzatori in modo da permettere a una famiglia di poter investire su un'offerta formativa ampia. Quindi per me Via Prina era una delle possibilità messe fin da subito a disposizione della provincia, perché qualora voglia ampliare quelle che sono le possibilità, vuole fare il classico, vuole fare altri istituti, c'era un'area e una scuola a disposizione. Sul centro storico invece è ovvio che, se abbiamo parlato del centro commerciale a cielo aperto,
le opportunità sono completamente diverse, quindi la ricucitura tra via Marconi, il retro della chiesa e il centro storico ha una propensione che chiaramente è più commerciale che altro, quindi può essere un'opportunità economico-finanziaria di ritorno che ci serve per costruire la scuola nuova. Questa era l'idea. Guarda caso, la legge nuova che è uscita sul commercio, che è stata approvata il 31-12, dice basta grandi mele, basta deserti commerciali, ricucitura e riqualificazione dei centri storici. Quindi non ha più messo un metro quadro a disposizione per le grandi strutture di vendita, ma riconosce i centri storici come grandi strutture di vendita, altrimenti c'è la desertificazione del centro storico perché uno va a trovarsi in posto da un'altra parte. Quindi, poi lì è una legge di mercato, come diceva prima Roberto, la competitività del prezzo, delle opportunità che può dare il privato in funzione dei costi, dell'ICI, dell'IMU, delle tasse, più sei competitivo, più sei moderno, più sai arricchire la tua città. Quindi poi noi arriviamo fino a un certo punto, le dinamiche poi del commercio, di come si spostano le cose, non è che possiamo influire tanto. Noi comunque daremo tutta una serie di indicatori perché Villa Franca si deve sviluppare con questa filosofia armonica. Il che vuol dire turismo, il che vuol dire mobilità, ciclabili, percorsi, cultura, storia, opportunità. Questa è un po' la filosofia. Altre domande? Prego. Volevo capire un attimo un po' di numeri sulla... Cioè è molto, molto corretto, molto bello anche il discorso che fate voi sulla, sul fatto che tutto dipende dalla popolazione, da quanto aumenta la popolazione. Voi avete fatto un conteggio, avete detto 5.000 nuovi abitanti nei prossimi 10 anni approssimativamente. In realtà guardando le vostre tabelle sono 6.500 nuovi abitanti. In 10 anni penso, perché prima ho visto Villa Franca 2020, vuol dire che ci si riferisce a un periodo dal 2010 al 2020 o dal 2012 al 2022, perché fa differenza ovviamente. Perché se io dico 6.000 abitanti in 10 anni è un'altra proporzione che dico in 8 anni. Allora è molto importante, come ha detto lei, capire quanto, su quanto puntiamo di aumento di abitanti nel nostro territorio. Allora mi chiedevo, se sono 6.500 abitanti in più in 10 anni, facciamo così come sembra essere, equivale al doppio dell'aumento di popolazione che c'è stato nei 10 anni precedenti. Ha senso? Allora, il calcolo è fatto, vi assicuro, non è che abbiamo fatto caso. Il calcolo è sul dato anagrafico, quindi noi abbiamo avuto una media di 500 abitanti anno, media. Se lei mi chiede oggi, rispetto al dato che abbiamo rilevato dal AL, oggi non siamo a 500, siamo a meno. Ok, quindi non è che stiamo qua a centellinare. No, no, ma siccome mi piaceva avere un'idea, ho guardato i dati Istat ci dicono che negli ultimi 10 anni, 2002-2012, la popolazione di Villa Franca è aumentata del 9,4%. Allora mi chiedevo, nei prossimi 10 anni aumenta del più del doppio di questo 9%, perché è importante, perché come dite voi, da qua dipendono tutte le costruzioni. Allora, tenga conto che c'è un dato anagrafico di nascite e c'è un dato anagrafico di import. Sì, sì, ma è tutto compreso. Okay, quindi... ci sono questi dati Istat. Mi sembra tanto, voglio dire, 6.500 abitanti in più in 10 anni, forse più. Beh, guardi, no. Se no, guardiamo, no, le fasce nord, sì. Fasce nord, no, perché infatti abbiamo diviso per atto, perché non è uguale atto per atto. No, no, ho visto, io ho fatto la... ho fatto se... mi sembra quando che sono... Quando dite 6.000, dite su tutto il territorio, c'è, cioè, chiaro che ci sarà, sì, un, sì, piatto, sì. Dove c'è... Se facciamo la proporzione, sono magari 4.000 nord e 2.000 sud, giusto per fare... un esempio, ma non è che riguarda quello, eh. Tenga presente che questa è una manifestazione in 10 anni. Ma è quello che dico, perché se nei 10 anni precedenti la popolazione è aumentata del 10%. E se aumenta del doppio, signora? Facciamo un'ipotesi, aumentasse del doppio. No, nei prossimi 10 anni. Aumentasse del doppio di quello che abbiamo previsto. Non possiamo fare un'analisi così, perché quando si fa, mi ha insegnato lei il cielo, sì, 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 no, quando no, si fa un ragionamento, questo tipo si deve dire. Io prevedo che questa area aumenterà
questo ragionamento, noi a Villafranca abbiamo un censimento delle case sfitte? Perché allora, qua continuiamo a parlare di aumento, sì. Non l'ho trovato nessun posto. Tenga presente che non è la legge 11 che ce lo chiede. Non è che siamo noi che ci hanno inventati il dato con le percentuali. La regione ci chiede il dato per darci la quantità. È in funzione di quello che ti dà la quantità. Nessuno vieta che la utilizzi tutta e nessuno la vieta di utilizzare un tarzo. Allora, nel principio la legge ti dice tu quanto cresci, quanto hai consumato, quanto ne hai ancora. Come abbiamo visto prima nella tabella ti dà un dato. E quello sono quel massimo che tu puoi consumare. Ok? Quindi è un dato numerico. Diviso per atto, poi c'è il dato complessivo diviso per atto. Se vado a fare una frazione da quadrati è un dato minimo, perché la crescita delle tre frazioni è piccolissima. Se vado su uno è esponenziale. È in funzione poi delle dinamiche che si verificheranno, che si mettono in gioco numeri e cifre. Come dicevo prima, per me è fondamentale, lo diceva anche Roberto, quando parliamo di questa area non è casa per noi, questa è servizi per il comune. Ok? Quindi lo metto ampiamente, se non in funzione di dinamiche che servono per l'utilità pubblica. C'è da ricucire una zona come questa qua del centro storico, che non è facile, prima di mettere altre dinamiche. All'interno del cosiddetto consolidato, non tutto è stato espresso. Questo è un consolidato, lo vedete in grigio. All'interno del consolidato ci sono dinamiche di riqualificazione, perché qualcuno magari ha costruito male, qualcuno deve ricominciare, qualcuno deve ricucire, qualcuno deve ampliare, qualcuno deve fare. Però è un dato numerico che, come sono d'accordo con lei, non è che per forza devo mettere in gioco per far 6.000 abitanti. Anche perché diceva prima Roberto, oggi non è che l'edilizia ci porta a pensare che ci svilupperemo di 6.000. È un dato numerico di calcolo per il quale ti mette un limite la pianificazione. E i patti sono stati disciplinati esattamente tutti così. Il dato 500 di 6 anni fa è oggi dato 300. 270, 280 oggi. È ovvio che il numero, se andiamo magari a calcolarlo l'anno prossimo, mi cambia ancora. Siccome la pianificazione l'ho fatta in quelle considerazioni, un'amministrazione deve tenere conto dell'effettiva crescita. Non è detto che si consumi altro. Perché se io fino a 3 anni fa avevo 500 e gli ultimi anni mi danno 280, magari domani ancora 280, 280, capisce che dopo 2 o 3 anni cambiano le medie. Oppure da domani cominciamo ancora 500, allora si farà ancora una taratura, va calcolato sull'effettivo bisogno, perché la legge 11 dice devi pianificare in funzione del bisogno, così sia produttivo, perché poi se ripartisse l'economia è ovvio che ha un'attrattiva dal punto di vista anche residenziale importante. Se non parte l'economia è ancora tutto a rilento. Però non è vincolante il numero, è vincolante per il massimo. Oltre quello tu non puoi usare. Quindi anche per chi avesse voglia, diciamo, speculativa, l'imposizione della 11 è dire tu non puoi andare oltre il limite delle tue previsioni sul calcolo effettivo di crescita. Però siete tutti grandi. Se posso... A parte il ragionamento che è stato fatto adesso, che è corretto, nel senso che già il vecchio PRG, il 30%, non è stato attivato, per cui comunque è anche l'economia di per sé che dà un segnale di cambiare, ma gli studi per interesse li può trovare fatti dal CAR, sulla tavola dove c'è la relazione di progetto. Sulla relazione di progetto, le previsioni demografiche, che al capitolo 4, se non erro, c'è tutto lo studio
è stato impostato per la crescita, la previsione di crescita, e i dati che riportano qua nello studio di crescita vanno dal 2008 al 2023, per cui sono uno studio dei primi 10 anni. Da qua vede tutte le previsioni di crescita, anche quei flussi migratori che ci sono stati negli ultimi anni, per cui lo può trovare sull'estate. Relazione di progetto e sul sito del comune trova le varie tavole del patto la relazione di progetto. Altre domande? Volevo dire, comunque diciamo, c'è da dire che in questa logica c'è la possibilità che la legge 11, appunto, oggi noi non siamo tecnici, che comunque un paese come da Sottuono, un paese come da Sottuono venga costruito nel territorio di Franca. No? Questo è il concetto. Cioè, se noi prevediamo un massimo, che dopo magari non si realizza di 6.000 persone, 6.000 persone sono come un paese come da Sottuono, no? Spalle. Su tutto il comune, su tutto il comune, però. Sì, ma sul territorio comunale mettiamo un altro Sottuono, questo è per dare un'immagine, no? Ma se lo guardo in proporzioni, Rizza e Alpo, lato 9, parla di 700 persone in 15 anni. Non ha capito. Cioè, vuol dire, se noi. A parte dei 5.000 tonnali che diceva lei prima. Scusi, provo a spiegarmi, se noi comune di Villafranca siamo in 33.000 abitanti, comprensivi, no? Prevediamo 6.000 abitanti in più come logica massima di espansione, giusto, no? Questi dati, a grandi linee, vuol dire che all'interno del comune di Villafranca prevediamo una crescita come del Sottuono, divisi in varie località, per carità, non è che discutiamo. Partendo da questo, e capendo che in un patto ci sono varie esigenze che tirano da una parte e dall'altra, no? Io avrei preferito vedere più aree di protezione, perché non so, le fazioni del nord probabilmente sono soffocate da una serie di servizi, di abilità eccetera, e zone industriali eccetera. Mi sembra che diciamo tipo il parco del Fione, no? Dove magari si va a, come si può dire, a riservare un'area per, diciamo, verde, per cose di questa natura. Cioè, mi sembra un passo avanti il fatto che si sia mantenuto, allargato, comunque, diciamo, la parte, no? Però comunque, diciamo, proprio per evitare, diciamo, cioè, per dare un minimo di vivibilità, insomma, no? Sarebbe meglio definire anche in varie altre zone queste zone, tipo il parco del Fiore. Io non voglio entrare nel merito perché non sono un tecnico, non sono neanche una persona di categoria, diciamo, sono di associazione di categoria, però mi sembra che lo sforzo si debba fare anche proprio perché se aumentiamo comunque ci sia un posto dove andare a stare tranquilli, questo è il concetto. Perché comunque, secondo me, andiamo a prevedere forse un paese come lo sono. Scusate questo. Ma Sottuono, diciamo che Sottuono porta in sé un problema per come è stato conformato nel tempo, perché se lei guarda i dati del nostro PAC, Sottuono abbiamo messo di riuscire a chiudere il parco del Fiume, il parco Mariotto e di ridarlo alla cittadinanza. Le aree in sviluppo previste daranno altri 40-50 mila metri di area verde, per cui Sottuono si troverà dai 60 agli 80 mila metri di area verde che noi abbiamo previsto, per cui non centriamo niente su quello che è stato fatto prima da Sottuono. Posso parlare dei dati previsti, glieli faccio vedere. Se riusciamo a chiudere il parco Mariotto, l'esistente e la chiusura della parte di sviluppo sotto, si troveranno delle aree importanti. Lo Sottuono probabilmente ha già due parchi invidiabili, sono circa 25.000 metri in centro, la seconda parte sud, di sotto della ferrovia, parte di Alessandro
di parte di Frassini sono due realtà importanti che sono state fatte bene. Sul parte del Tione probabilmente abbiamo visioni differenti, nel senso che io credo che la cittadella dello sport sia stata un'occasione persa, lo dirò sempre, perché dava la possibilità di completare la prima parte, perché il Parco del Tione non è limitato a quei 150.000 metri che abbiamo visto, è di ambito ben più grande, però la comunità avrebbe goduto di strutture per 8 milioni di euro e non avrebbe speso un euro, avrebbe avuto due palestre, 70.000 metri di parco attrezzato. Credo che sia un'opportunità che è stata persa, che la politica in questo caso ha dato il peggio di sé, e lo dirò sempre, perché si è persa l'occasione per un problema politico, perché non si capiva a chi doveva essere di vantaggio rispetto alle elezioni imminenti, rispetto a questioni molto personali che non avevano niente a che vedere con l'interesse pubblico, perché spesso si dice dovete vedere l'interesse pubblico, le percentuali, 10%, 20%, 30%, beh, lì avevamo 8 milioni di euro di investimento gratis che ci siamo lasciati sfuggire. Lì la politica, secondo me, ha dato il peso di sé. Vi faccio vedere, questo è quello che vi dicevo prima, lo studio di fattibilità che abbiamo fatto sul polo scolastico, che è riferito, lo faccio vedere velocemente, che sul quadro conoscitivo, quindi fatto su tutte le scuole di Villa Franca, con il numero di classi, di alunni, fattori di crescita, le aree che abbiamo individuato poi in conseguenza sul patto dove convertire tutte le scuole, con tutte le analisi fatte sul suolo, sia dal punto di vista di rumore che ambientale, popolazione 2500, il metodo su cui abbiamo calcolato le cellule che sono rispondenti alle esigenze di sezioni, corridoi, mensa, aule, quindi cellule base su cui poi abbiamo disegnato e calcolato quello che è il bisogno degli studenti complessivi su Villa Franca, su un campus scolastico per aggregare una città che è quella del polo scolastico. Quindi qua c'è il riassunto di tutto il calcolo, la parametria generale del progetto con l'impianto, le aree verdi, i parcheggi, gli standard urbanistici e quello che è il calcolo complessivo che abbiamo fatto. Primo che partirà è questo blocco, perché siamo già in fase di progettazione, che riguarda il ricongiungimento del Collodi, del Girotondo e della sezione di Caloni, un unico polo scolastico, che farà parte del primo pezzo di partenza che si avvicina circa a 3 milioni e mezzo di euro, su cui stiamo già partendo come fase di realizzazione esecutivi. Questo per darvi un po' su come siamo in fase di valutazione. Qui abbiamo l'agrario, qui c'è il CEOT, quindi questa è la parte della circonvallazione che vi dicevo che dovrebbe girare attorno, e quindi con le accessibilità delle varie direttrici verso le scuole, quindi su qualità verde e spazi adeguati in funzione di età e di servizio. Ma quindi la zona sarebbe oltre il CEO? Sul Parco del Tione rimane il nostro calcolo, se vogliamo, matematico, ma certo. Nella nostra valutazione di bisogno di servizi, fin dal 2008, nell'analisi che abbiamo fatto, erano le strutture esistenti a che livello sono. Quindi qualcuna discreta, qualcuna deve essere ristrutturata, qualcuna non a norma, quasi nessuna con spazi a norma per quanto riguarda accessibilità, handicap, piuttosto che bagni,
non a caso abbiamo ristrutturato Quaderni che valeva quasi da rifarla, non era assolutamente norma, come non sono ancora a norma sportiva, se vogliamo, gli spogliatoi, addirittura costruita su 4 livelli, e il bisogno di spazi sportivi coperti. Faccia conto che ogni 4-5 mila abitanti serve una struttura a palestra. Quindi Villa Franca ha una carenza che non ha palestra, perché quelle che ha sono strutture scolastiche non adeguate, quindi hanno varie anche partite agonistiche piuttosto che di spettacoli di pubblico, genitore e quant'altro. Quindi siamo carenti perché quelle strutture non hanno né l'omologazione per pubblico spettacolo né le accessibilità come si dovrebbe avere una palestra. Quindi la nostra idea di partenza nel rapporto con il privato era stato quello di caratterizzare due palestre, una palazzetto di 1000 posti e una palestra normale per accogliere tutta una serie di opportunità. Sfumato questo ragionamento, per noi rimane oggi prioritario il palazzetto. Quindi abbiamo già deliberato settimana scorsa la richiesta di una progettualità di un palazzetto a 2000 posti, perché sul fatto poi delle palestre andiamo su questa realtà che vi ho appena detto. Per cui cambio di direzione e non più palestre. Diventa anche centro giovani questo palazzetto? O è solo... No, no. Solo palazzetto. Centri giovani ce ne sono pochissimi. Guarda, dei giovani di spazi ne abbiamo da vendere. Ne abbiamo da vendere. La stazione, guarda, la volevano tutti, non c'è nessuno che va dire, è sempre chiusa. Poco vissuta. C'è il tiro a segno, abbiamo un progetto per chi vuole. Di spazi ce ne sono. Poi dipende da cosa si intende per spazi giovani. Io sono contrario ai centri sociali, lo dico politicamente, o sono centri di aggregazione dove i giovani possono manifestare una serie di idee e si diventano contenitori politici sul primo addio. O sono l'espressione dei bisogni dei nostri giovani e assicuro che è sempre una gran fatica, perché sono stato giovane anch'io, e quindi è una gran fatica assimilare i bisogni di tutti. Se è quello di dare possibilità e spazi a tutti, sì. Però non ritengo che sia una priorità delle priorità. Gli spazi oggi, se uno vuole anche autogestirli o gestirli per il bene comune insieme a altri, ce ne sono. Più di uno. Solo che poi quando il problema della generazione è questo, non è il contenitore, è il tempo. Quando una generazione finisce un suo mandato, non c'è un'altra generazione che dà continuità. Abbiamo generazioni con bisogni che si spostano, si modificano e non è possibile avere strutture che si modificano in funzione di giovani che cambiano la loro modalità di approccio rispetto al loro bisogno. Servono strutture più che fisse e modulabili, per cui se domani dei giovani, come mi hanno chiesto in questi anni, vogliono il castello per fare la loro festa, qualche genitore mugugna, ma io glielo do. Se qualcuno vuole il centro sportivo, io glielo do. Se qualcuno vuole la stazione, io gliel'ho sempre data. Anche contro il parere dell'opinione pubblica, i ragazzi li ho messi in gioco. Possono sbagliare, qualcuno berrà qualcosa in più, ma secondo me ragionando con loro, stando vicino, puoi aiutare a capire e a fare le loro scelte. Però devi metterti in gioco, non puoi dare una struttura fissa, perché i bisogni sono troppo vari e troppo diversificati. Questa è la mia spassionata opinione, per cui una struttura per pochi, perché sarebbe una struttura per pochi e non per tutti, non mi piace. Deve essere possibilità per tutti. Opinabile, criticabile, sono d'accordo, ma questa è stata politicamente anche una condivisione che abbiamo avuto, e quella per i giovani che valeva 1,5 milioni, 1 milione di euro, non capisco per quale motivo e quale priorità. Non avrebbe nemmeno il numero per pagare i 2 milioni, non ci serve neanche il numero. Quando ho una popolazione sportiva di ragazzi che non hanno spazi dove fare sport, e lì parliamo di migliaia. Quindi priorità per me è palestra, non è centro di palestra. Sì, ma io non è come si fa,
No, però no. No, no, non è che è per fare la mia considerazione in un modo vostro. Ho chiesto se la palestra del palazzetto poteva anche consentire ai giovani altri tipi di attività. Che vuole migliore, mi ha sentito. È mia stessa cosa. Prego. Fino al PRG, quindi fino alla nostra adozione, non era vietato, quindi era contemplato, quindi abbiamo visto anche interventi, se vogliamo, di scantinati d'eccellenza da questo punto di vista. Cioè, ripeto, edificare in acqua o in vasca non è vietato. Il problema che pone attenzione chi ha fatto lo studio sono i tappi che dicevo prima, non è il fatto di vietare o non vietare. Quindi, allora, nella fase di confronto che avremo con i tecnici, che avremo con la regione, possono esserci più di una valutazione, che sono zona per zona, area per area, situazione per situazione. Io, in funzione della mia esperienza da assessore prima, da sindaco dopo, il mutamento che ho visto e per quello che ho letto anche nelle carte, ma che ho visto anche personalmente sul territorio, mi pone grande attenzione, perché poi quando qualcuno mi ha chiamato a mettere la pompa in casa, che dava la colpa al comune, non ha mai dato la colpa al progettista o al geologo. Cioè, era qua il comune con l'acqua in casa, o gli dà la colpa al Conagro, perché è l'irrigazione che la mi viene, no, la falda che cresce con l'irrigazione non l'ha mai allegato nessuno. Quindi questa bisogna stare attenti, perché ripeto, il territorio, la natura si prende quello che vuole, ok? E quando vuole, e credo che negli ultimi anni in televisione abbiamo sentito di tutto e di più. Io capisco l'esigenza personale, capisco il bisogno personale, la mia meno personale, poi siccome siamo in tanti che abbiamo anche opinioni tra di noi diverse su questo, che non sono politiche o personali, proprio divisioni. Io sono uno di quelli che vieterei, nel senso non di vietare, ma di andare incontro eventualmente ai riconoscimenti, alle possibilità di avere medesimi diritti, ma io ci tengo a tutelare il mio territorio. Poi perché ho fatto l'assessore all'ecologia, quindi conosco benissimo le situazioni, le criticità che abbiamo avuto in tanti anni di cattiva pianificazione, tutta una serie di problemi. Tendo a difenderlo, perché le future generazioni potrebbero dare delle opportunità più che dei disagi. Il fatto è, come diceva prima la signora, cresciamo, vediamo, cioè già solo a ricucire un certo tipo di costruzioni non fatte con una certa filosofia, già lì conterrebbe un'altra due città di due fatte. Già solo quello, senza andare a occupare un metro quadro di più, stalle, cose disabitate, solo se ci alziamo con un drone come abbiamo fatto in questo periodo, andiamo a vedere, ce n'è senza bisogno di andare oltre. È ovvio che abbiamo bisogno di ricucire cosa? Dove i servizi, vuoi con era un metodo consolidato, vuoi che era una cultura, vuoi che è successo in tutti i comuni, i servizi sono stati posti in mezzo alle attività. Quando invece i servizi, dovendo modularsi in funzione di una città che cresce, devono essere posti con una barriera difensiva di caratteristiche ambientali e di tutela rispetto alla città. Una scuola che è chiusa in mezzo alle case deve aumentare due aule, dove le aumenta? Ha bisogno di due aule, ma c'è bisogno anche di 10-100 metri quadri di verde, dove le metto? O butto solo il duomo, o bisogno delle scuole. Gli adeguamenti sismici. Non fatti. Sono
tutte da metterci le mani e hanno costi. Non so se l'Arena pubblicherà la lettera che ho mandato a Renzi, ma gli ho fatto un dettaglio sintetico ma preciso, puntuale di cosa mi servirebbe domani mattina. Lungo due pagine. Dettagliato con studi di fattibilità, costi, progetti e quant'altro. È la storia del Villafranca, non è da criticare, è da capire i problemi e da trovare le soluzioni. Per cui se io ho bisogno di fare un polo scolastico, è ovvio che ho bisogno di un territorio non per far casa, ma per far scuola, non per far casa, ma per far palestre, per fare servizi, in modo che la città abbia da ricucirsi e i servizi siano in un ambiente adeguato per i nostri figli, per la comunità, per tutti. Non che per andare a scuola alle 8, da un quarto alle 8, alle 8 e 5, nel corso mangio 55 macchine al secondo, perché in colonna, perché fermi, perché poi parliamo di migliorare il CO2 o meno. Qualche sacrificio lo dobbiamo fare tutti, funziona anche di migliorarsi la vita dei bambini a passeggio con le macchine in fila respirando. Non mi sembra che sia, no, bisogna trovare il modo di risolverlo, perché oggi sicuramente la qualità della vita, almeno per i sacrifici che facciamo, i nostri figli sono meriti. E quindi questo è l'intento. Poi ce la facciamo, non ce la facciamo, non lo so. Ci stiamo provando per questo obiettivo. Grazie. Sindaco, hai idea di quanto tempo ci vorrà per passare dal PAT al PI? Allora, noi ci siamo posti un obiettivo, poi non so se riusciremo a mantenerlo, come ha fatto prima a vedere Roberto, siamo al 7 di maggio con le osservazioni. Da lì dobbiamo vedere quante osservazioni arrivano, il tempo di valutarle tutte, la valutazione viene fatta con la regione, poi c'è la conferenza di servizi e da quel momento lì il piano è approvato. Ci sono tutta una serie di documenti da approvare di conseguenza, come dicevo prima, per poi rendere i PI attuativi. Noi ci siamo posti per l'autunno di poter partire con un primo PI, se tutto fila. Quindi con l'autunno vorremmo partire con un PI. Al di là del primo PI conformativo, PRG, è più semplice, cioè ciò che è in relazione e in automatico, quindi sarà una delibera del Consiglio anche semplice, perché non c'è modifica, come dice la legge, sulle parti consolidate, conformate tra parte e PRG, è un PI di per sé. Per il resto vorremmo in autunno poter già dire qualcosa. Sul documento, ripeto, di indirizzo del PI, prima vorrei fare quello che dicevo prima. Il nostro obiettivo sono scuole, quindi il raggiungimento soltanto sulle scuole e per quanto riguarda la viabilità. Poi vedremo dimensionamenti, pesi, opportunità, perché poi non voglio divorare un'opportunità territoriale se ho finanziamenti europei, se ho possibilità di finanziamenti statali, quindi ci sarà da tarare il bisogno e la necessità in funzione di quello che poi si muove tra gli aspetti finanziari, norme, patto e regole dei prossimi mesi. Siamo in fase di stesura anche del bilancio, lo Stato che sta emanando nuove norme, come lo vedete anche in questi giorni sul giornale, che fanno parte poi anche della nostra vita quotidiana, quindi e anche della modulabilità del nostro bilancio. Sono tutte giornate queste anche importanti in funzione della futura programmazione. Però autunno sarebbe l'idea. Confermatelo adesso è improponibile, perché magari c'erano 100.000 osservazioni, una più critica dell'altra, oppure non lo so. Se no direi che sulle norme, di come abbiamo visto in altri posti, insomma, per l'autunno dovremmo cominciare a ragionare su un primo PI interessante. Per cui tutti quelli che avevano in progetto a breve di presentarle la propria edilizia privata e in una zona che non è sovrapposta al vecchio PRG, comunque viene tutto demandato all'autunno. Se tu hai una zona che era conformata dal vecchio PRG e che ha bisogno di disciplina, ci saranno due fasi di valutazione. Una è quella che diceva anche prima Roberto sulle criticità delle varie tavole.
Dobbiamo trovare il modo, perché ha già presentato progetti, perché già questioni in itinere, di potergli dare continuità. Su chi ha già aree conformate e comunque identificate può farlo, purché non in contrasto con l'aspetto di falda piuttosto che altro. Se uno ha un pezzo di campo che ha visto una freccetta, lascia stare, perché lì sono questioni di ragionamento legate a quello che si diceva prima. Non è detto che si parta lì, non è detto che si parta là, al momento non ti so dire assolutamente nulla, dico quello che è praticabile nell'anno. Poi sul futuro avremo modo di parlare ancora, perché è work in progress su questo, quindi questione dei prossimi mesi e poi prenderemo delle decisioni. Però oggi il nostro obiettivo è, speriamo che la filosofia che abbiamo messo giù piaccia, che l'idea che abbiamo messo giù sia condivisa, che ci siano le considerazioni di tutte le opportunità, e vogliamo portarci a casa questo. Dal giorno dopo noi lavoreremo per mettere ancora in discussione quelli che sono i piani di intervento e le opportunità che vogliamo portare a casa per il territorio. Non sono già i PIS, no? Saremmo bugiardi, non sono i PIS, sono, oggi abbiamo fatto, dicevo prima, una battaglia per poterci da questo strumento. Già è stato un lavoro straordinario, visto che stiamo parlando dall'89 al 2014, è passata una storia, quindi vuol dire che qui si fa fatica vera. Da domani ragioniamo su chi, avremo ancora, spero, e ci piace anche invece confrontare con la gente, avremo modo di discutere delle cose, insomma, farvi vedere almeno le nostre proposte, avere un confronto, magari non vi piacciono, magari ci piace, insomma, farle venire a vedere, credo che uno vedere il lavoro della propria amministrazione faccia più che piacere, che piaccia o meno, ma poter confrontarsi. Grazie. Altre domande? Nelle zone di un parco, come si potrà intervenire? Sicuramente spezzandolo, cioè eliminando quella che è la dicitura col parco. Oggi, non so, Roberto magari non ha la tavola di un comparto, però oggi la conformazione dei comparti vuol dire togliere quello che era il reticolo del comparto e rivederlo sotto tutto un altro aspetto. È ovvio che rispetto, se lei è un comparto, quello che la pianificazione regionale aveva detto, che all'interno di un comparto un edificio era in contrasto con l'esistente, quello comunque deve andare via a prescindere, perché quello è norma. Su come poi ridisegni il comparto, li lasci liberi di esprimersi in funzione di un bisogno al suo interno, quello sì, ma se un edificio è stato classificato da togliere, è da togliere comunque, non può rimanere lì. Non so se magari lei non comparto, mi ha capito quello che voglio dire. Da un punto di vista tecnico, sui comparti più o meno si è deciso di comportarsi in questo modo, si farà un bando di interesse, per cui chi è interessato a partire all'interno del proprio comparto manifesterà questo interesse. Sull'interesse verranno schedati gli immobili o chi è interessato a partire all'interno del comparto, e verranno messe delle limitazioni o comunque delle prescrizioni ad hoc su ogni singolo intervento. Questo per non andare a rischedare tutto il centro storico, andremo a schedare chi manifesterà interesse a partire di domani, non a vedere ma forse partirò, no. Dato l'interesse parte in tempi, modi certi, per cui sono 1, 5, 10 quelli che saranno, schederemo, daremo è evidente che sulla schedatura noi non potremo mai togliere il dramma della non condivisione tra un proprietario sullo stesso immobile che è diviso in due. Non so se sono stato chiaro. La conflittualità che hanno manifestato alcuni comparti, quindi su a me non mi interessa, meno 2000 che fare, queste questioni
sull'aspetto della volumetria complessiva, sì, singolo elemento, ma se il singolo elemento ha uno, due, tre proprietari che non vanno d'accordo, perché magari hanno due, tre cortine e sono uniti, è ovvio che è difficile che uno possa esprimere tutta la sua cubatura se non è insieme. Ci sono casi in cui se sei in mezzo è ovvio che se non si muovono tutti e tre non riesci a muoverti, se non diventa una semplice ristrutturazione del tuo esistente. Ma se il tuo comparto dà un'espressione di volume 100 e oggi è 30, per esprimere magari 60, se non vai comunque d'accordo tra due, non più con 20, ma almeno due, non lo fai comunque. Forse sono stato chiaro. Altre domande? Grazie, buonanotte.